Oggi siamo qui appunto per questo webinar dal titolo L'informazione geografica digitale dalla produzione ufficiale alla partecipazione volontaria e diciamo che questa è l'usuale riunione annuale che facciamo noi cosiddetti affettuosamente carbonai della statistica, mi riferisco soprattutto ai colleghi dell'Istat e degli uffici del SISTAN e il sottoscritto che è rimasto affezionato in quanto tempo fa è uno di loro. E quest'anno diciamo, viene svolto per la prima volta in formato diciamo, remoto, in formato webinar e soprattutto viene svolto sotto diciamo, proprio il tetto di Cantiere Friuli e anche con l'ausilio appunto della struttura informatica di Divagando Geografia e Dintorni, che è un appuntamento mensile della Geografia Udinesi. Quindi io ringrazio sia... Potete chiudere il microfono, chi non parla, grazie. Ringrazio quindi l'Istat, Cantiere Friuli e Divagando che mi ha aiutato diciamo, a organizzare l'evento. E quindi io passerei subito, perché siamo con qualche minuto di ritardo, la parola per il saluto di benvenuti prima al professor Mauro Pascolini, che è delegato del rettore per Cantiere Friuli, successivamente al dottor Costa, che oltre a essere appunto referente ISTA per la sede regionale Friuli Venezia Giulia, è anche membro permanente proprio del board di una delle officine di Cantiere Friuli, cioè dell'Officina di Demografia e Territorio, che presiedo assieme ai colleghi Alessio Fornasini e Andrea Guarano. Quindi, caro professor Pascolini, a lei la parola. Bene, buongiorno a tutti. Ringrazio Gianpietro Zaccomer della regia di questa importante giornata di oggi e lo ringrazio perché credo che tutti, non solo i geografi, ma credo in questo momento il bisogno di avere dati validi, avere fonti informative che permettono di affrontare con serietà e con profondità quelle che sono le tematiche che poi ci aspettano, diciamo così, per affrontare anche quelli che saranno gli interventi, se penso a Next Generation EU o al PNRR, credo sia fondamentale. Quindi lui li ha definito i carbonai, mi sembra di aver capito gli statistici che lavorano per noi. Io credo che più che carbonai siano in questo momento veramente dei compagni di viaggio estremamente importanti. Questo incontro che era già stato previsto per maggio dello scorso anno e si era pensato già allora di farlo all'interno di questo progetto istituzionale dell'Università di Udine che è Cantiere Friuli, che è la voglia di fare una riflessione, di dare delle proposte ai decisori attorno a una serie di problematiche che attraversano la nostra regione, attraversano anche il ruolo dell'università in quella cosa strana che si chiama terza missione, che vuol dire il rapporto fondamentalmente col territorio di riferimento. E dicevo, dovevamo farlo a maggio, dovevamo farlo in presenza, poi a distanza, e è passato un anno e siamo di nuovo a riproporlo, questa volta in me ancora a distanza, che da un lato è un limite perché non permette il confronto immediato, non permette l'incontro di persone diretto, ma dall'altro facilita la partecipazione. Se il centinaio di iscritti a questo webinar avessero dovuto raggiungere Udine, credo che non tutti avrebbero avuto il tempo e la possibilità. Quindi c'è questa doppia arma, no? Un po' siamo tutti defatigati, chi ha lavorato in università, chi ha lavorato nella pubblica amministrazione, nei centri di ricerca, a volte si avevano anche 3-4 webinar al giorno e poi c'era la DAD, eccetera, e forse siamo tutti un po' stanchi,
ma adesso che un po', almeno per noi, terminata la didattica, il fatto di poter come oggi ritrovarci in molti a discutere attorno a un tema così fondamentale come Grazie. La geografia digitale e soprattutto questo rapporto da un lato dei dati, diciamo così, certificati della produzione ufficiale, però sempre di più della collaborazione attiva, della cittadinanza attiva, mi verrebbe da dire, per collaborare a costruire nuove banche dati. Ci sono molti interventi, io non voglio portare via più tempo, il collega Gianpietro, a cui va tutta la mia riconoscenza e gratitudine per il suo impegno nell'organizzare questo, ma soprattutto per la sua attività di ricercatore con questo background statistico molto forte che per noi è estremamente importante, e quindi lo ringrazio pubblicamente. Vorrei dire che oltre all'Istat, sia nazionale che regionale, che ringrazio nella figura di Roberto Costa, vorrei ricordare, oltre a Divagando, che un contributo importante alle nostre attività del Dipartimento in ambito di dati digitali e geografici è dato dal laboratorio di geomatica Guido Barbina, che è coordinato dal collega professor Salvatore Amaduzzi. Ringrazio i colleghi che partecipano con i loro interventi, quindi saluto Giuseppe Borruso dell'Università di Trieste, saluto Giorgia Bressan, che per 2 anni è stata nostra assegnista di ricerca, e la dottoressa Maria Rosaria Prisco dell'Istat di Roma e la dottoressa Chiara Donati della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Io resterò collegato il più possibile, ma per impegni istituzionali dovrò lasciarvi tra un po'. Quindi buon lavoro e grazie veramente dello sforzo fatto per discutere, ribadisco, di una tematica assolutamente centrale in questo momento. Ecco, ringrazio il professor Pascolini, passerei qui la parola proprio al lato Istat, Roberto Costa. Prego. Eccomi, buongiorno a tutti. È per me un grosso piacere partecipare a questo incontro che è secondo me un ulteriore passo in un percorso di condivisione delle conoscenze e di costruzione di una comunità scientifica sul nostro territorio regionale che vuole coinvolgere sia le realtà del sistema statistico nazionale che quelle del mondo accademico che qui sono rappresentate sia dall'Università di Udine che da quella di Trieste e dalle istituzioni pubbliche che ho visto essere presenti, ho visto gli amici del comune di Udine, della regione eccetera. È una comunità scientifica che a mio avviso va mantenuta viva e va allargata con un occhio di attenzione ai tanti giovani che costituiscono le risorse del nostro futuro e che vedo con estremo piacere collegate in massa a questo evento. Vedo con piacere che siamo arrivati a 100 partecipanti e ecco, possiamo dire che come i carbonari a suo tempo che a un certo punto sono usciti, no? Anche noi finalmente possiamo dire che stiamo uscendo all'aperto per fare in modo che appunto quello che è il nostro contributo sia appunto disponibile a tutti. Ed è questo secondo me uno dei punti centrali che la nostra sede territoriale con l'ufficio più ampio del Veneto e Friuli Venezia Giulia, anche grazie alla dottoressa Camporese che ho visto essere collegata, ha intrapreso in questi ultimi anni per fare in modo che quella che è la conoscenza, quella che è la cultura statistica sia il più possibile aperta alla comunità scientifica e alla cittadinanza, alternando quelle che sono iniziative più strutturate
rivolte agli specialisti del settore, come quella di oggi, come quelle che facciamo annualmente alternando a Trieste, a Udine o cose di questo tipo, a eventi di natura più divulgativa, come sono la giornata della statistica, che negli ultimi anni, ovviamente l'anno scorso è saltata, ma negli ultimi anni siamo riusciti a fare in entrambi le sedi universitarie, o iniziative come Trieste Next, che vedono coinvolte l'intera cittadinanza. Ecco, l'incontro di oggi è stato organizzato con particolare entusiasmo assieme a appunto all'amico Zaccomer, a tutta la struttura dell'Università di Udine, di Cantiere Friuli e di Vagando e del laboratorio di geomatica, e a mio avviso rappresenta, ecco, come la comunità scientifica può utilmente lavorare assieme, muoversi assieme, anche con il coinvolgimento di competenze, di elevate competenze esterne, come l'amica Maria Rosaria Prisco, che si collega da Roma. Come diceva il professor Pascolini, alla fine della favola, la pandemia ci ha portato anche qualcosa di positivo, quindi la capacità di poter lavorare assieme a distanza, di dialogare virtualmente, anche se siamo fisicamente in posti diversi. Il tema che affrontiamo oggi riguarda un aspetto un po' più generale e complessivo, tipico della società dell'informazione, ovvero sia come ci si può orientare in un contesto nel quale i contenuti ufficiali, siano essi statistici, siano notizie, siano appunto contenuti geografici o quello che è, è di natura ufficiale, e i cosiddetti user generated contents convivono sulle piattaforme digitali, e quindi alle volte si completano, alle volte ingenerano magari qualche perplessità, qualche confusione, perché rappresentano, alle volte possono anche essere parzialmente in contraddizione. È un contesto nel quale stiamo imparando a muoverci, stiamo imparando a capire e a discutere della qualità dei vari prodotti. L'idea di oggi era proprio quella di mettere assieme queste due componenti, la componente ufficiale e la componente, diciamo così, quella che abbiamo definito volontaria, vedendo in che modo appunto si integrano e vedendo quali possono essere gli elementi da tenere in considerazione in un contesto comunque che sta andando avanti e che sempre di più metterà assieme queste due componenti. E ecco, anch'io mi fermerei qui per non perdere tempo e non togliere tempo ai relatori. Ringrazio nuovamente il professor Pascolini, ringrazio l'amico Zaccomer e gli amici di Divagando, del laboratorio di geomatica, per il grande contributo che ci hanno dato per la realizzazione di questo evento. I relatori, perché credo che con la loro qualificata disponibilità sapranno dare un contributo molto importante alla giornata, e ringrazio la carica dei 101 partecipanti, vedo in questo momento, quindi ecco, credo che siano numeri importanti da tenere in considerazione, proprio perché questo strumento sì, ci sta tormentando un pochino, ma è sicuramente un mezzo che ci consente di sentirci, di vederci più spesso e di lavorare meglio assieme. Un ultimo appunto, il nostro, ricordo sempre che la nostra sede, anche se virtualmente, il nostro ufficio è sempre aperto, per cui ecco, l'Istat sul territorio c'è, vuole esserci ed è a disponibilità di tutti gli interessati. Grazie mille, buon lavoro a tutti. Eccoci, io ringrazio quindi il professor Pascolini e il dottor Costa per i saluti di benvenuto. Sono le 20, in realtà avevo previsto di iniziare alle 25, perché davo per scontato che ci sarebbero stati dei problemi tecnici in partenza. Abbiamo risolto, quindi tra l'altro siamo 101, per un momento abbiamo visto Crudelia de Mon, la 102esima, che però è già sparita, essendo crudele, e quindi io direi allora di avviarmi. Intanto permettetemi anche a me di salutare tutte le componenti
presenti oggi, quindi non solo i colleghi dell'Università di Udine, ho visto diverse persone, tra cui anche i nostri colleghi del DIES, i colleghi ovviamente di altre università, ma anche quindi le persone che invece lavorano per l'Istat e per il SISTAN, ma poi ci sono anche i docenti delle scuole superiori, perché anche loro attraverso Divagando alcuni di loro si sono collegati, e infine ovviamente anche i nostri studenti, che in realtà saranno chiamati direttamente in causa nell'intervento che andremo a proporre con Giorgia Bressani. Allora, devo fare, perché è previsto, una breve introduzione sui lavori di stamattina. Possiamo idealmente suddividere la mattinata in due parti, una più accademica, quindi due interventi, e una invece più operativa, che dà invece voce quindi agli uffici del SISTAN, prima all'Istat, come dicevo, di Roma, e poi a uno degli uffici del SISTAN, che è quell'ufficio statistica della regione Friuli Venezia Giulia. Partendo proprio dal fatto che siamo in videoconferenza a causa della pandemia, mi ricollego a questo aspetto. La pandemia, però, come ha già anticipato invece il professor Pasqualini, ci ha dimostrato che la qualità dei dati non è un argomento superato, anzi è assolutamente attuale. Ovviamente mi riferisco a tutte le polemiche che ci sono state l'anno scorso e quest'anno, prima di tutto per come sono stati raccolti i dati, per cui non solo la metodologia di rilevazione, ma soprattutto la definizione, un po' dove all'inizio soprattutto le regioni sono andate un po', non dico uno per conto suo, ma hanno fatto in modo diversamente. Poi ovviamente ci sono state polemiche anche sulla diffusione, o meglio sull'accessibilità dei dati di buona qualità. Quindi io mi sentirei di dire che negli ultimi 20 anni si era invece assistito ad un certo disinteressamento verso questo tipo di tematica da parte del mondo universitario. Perché? Proprio perché questo tipo di argomento è stato in qualche modo ritenuto delegato al sistema statistico nazionale, ovviamente sotto l'egida, quindi sotto la direzione europea dell'Eurostat. Allora, a mio avviso, ma torno a dire, è solo una mia opinione legata alla mia esperienza, questo disinteressamento, questo venir meno dell'interesse verso la qualità dei dati è dovuto soprattutto a due fattori, a due elementi. Prima di tutto perché c'è un presupposto per cui, anche partendo da dati sporchi, ci sia sempre il modo in qualche modo di pulirli, o attraverso filtri o attraverso tecniche di qualche tipo, si pensa che nonostante tutto sia sempre possibile pulirle. Quindi si è sempre concentrato più l'attenzione sulla costruzione del modello, più che dando per scontato la qualità dei dati. Questa è una tendenza che ho riscontrato negli ultimi 20 anni. Il secondo elemento, ovviamente è già stato anticipato, è invece proprio un elemento legato al particolare momento storico. Infatti siamo passati da una carenza di dati degli anni 80 a un eccesso di informazione per quanto riguarda invece il periodo del nuovo millennio. Portando poi allo stesso concetto che è quello dei big data, che ritroveremo comunque oggi. Diciamo che la filosofia sottostante ai big data in qualche modo è diversa da quella sottostante il mondo degli small data. Negli small data la qualità dei dati, l'attenzione alla qualità dei dati dovrebbe essere elevata, perché banalmente se facciamo un'operazione di inferenza statistica, quindi ad esempio da un piccolo campione alla popolazione, avendo dati del campione molto sporchi, poi possiamo ottenere delle stime sulla popolazione abbastanza fuorvianti. Ok, quindi questo è un elemento che contraddistingue il mondo degli small data. Nel mondo dei big data invece, che dove abbiamo milioni di dati a disposizione, in qualche modo l'idea sottostante, la filosofia sottostante è quella che in qualche modo si riesca, anche se i dati sono sporchi, cioè con molto rumore, sia sempre possibile estrarre il segnale di sottofondo con una qualche metodologia automatica. Ecco, io penso invece che la pandemia abbia invece, come dicevo prima, sottolineato che non possiamo dare per scontato la qualità dei dati.
È vero anche che anche la ricerca scientifica progredisce anche spesso per contingenze, per cui è abbastanza facile presupporre che, vista la grande discussione che c'è intorno alle analisi statistiche che vengono fatte adesso su dati di qualità abbastanza incerta, probabilmente vedremo un fiorire di nuove produzioni scientifiche che riguarderanno di nuovo la qualità dei dati. Se vogliamo fare, se ci piace proprio vincere facile, visto che ho due persone dell'Istat e altre che non vedo attualmente, ma le vedo due direttamente adesso a pieno video, augurandoci tutti che ci sia la ripartenza economica, quindi subito dopo, dall'estate in poi, e sappiamo che probabilmente, anzi ci sono già stati segnali in tal senso, proprio segnalati dall'Istat, inflazione ripartirà. Sono abbastanza sicuro che fra magari un anno qualcuno ripunterà il dito verso il sistema di rilevazione ufficiale dei prezzi al dettaglio, dicendo ma i numeri indici che stiamo utilizzando, penso al vecchio, più che al vecchio FOI, al NICO, all'armonizzato europeo, non misurano la reale inflazione del paese. Eppure, procedendo col parallelismo, rispetto alla qualità dei dati, sono 30 anni che in università si dice che la teoria dei numeri indici è già abbastanza corposa e affondata, per cui non c'è più niente da scrivere. Quindi, vedete, in realtà i problemi spesso poi dopo vengono analizzati anche a seguito di contingenze negative. Come si dice, la crisi è spesso anche un momento di avanzamento, è anche un'opportunità. Allora, bando a queste divagazioni, io ritornerei qui proprio alla presentazione. Come dicevo, la prima parte della mattinata è più accademica, tanto è vero che inizierà Giuseppe Boruso dell'Università di Trieste, che vedo già in linea, che ci farà un breve quadro sull'evoluzione informatica, sull'informazione geografica volontaria, o usando il suo acronimo, la VGI, cercando di sviscerare il suo rapporto con l'informazione statistica ufficiale, in particolare discutendo se la VGI è più un pericolo o è un'opportunità per l'informazione statistica ufficiale. Ovviamente questa è la visione dell'accademico, perché ovviamente la risposta invece data dall'informazione statistica ufficiale è già abbastanza netta e la vedremo più nella seconda parte della mattinata. Seguirà la collega Giorgia Bressan, che come ha anticipato il professor Pasqualini è stata per due anni, quindi due borse di assegnista di ricerca presso il nostro dipartimento, e che vi presenterà una serie di esperimenti che abbiamo condotto per capire proprio la qualità dei dati che si possono ottenere dalla VGI. Infatti, durante un progetto di ricerca denominato PARDE, quindi sui paesaggi del rischio del degrado che abbiamo condotto in Friuli Venezia Giulia, andando proprio ad analizzare le segnalazioni ricevute dai cittadini, ci siamo spesso chiesti che qualità avevano queste segnalazioni, quindi questi dati. Tra l'altro, questi esperimenti sono stati condotti proprio sugli studenti, su alcuni corsi degli studenti dell'Università di Udine, tra cui anche quello di Geografia del Turismo, i cui studenti oggi sono qui proprio collegati per ascoltare i risultati di questo studio empirico. La seconda parte invece del workshop è, come dicevo, più operativa, più delegata quindi all'aspetto della statistica ufficiale. Nonostante questo, si tratta di due interventi molto innovativi, anzi forse probabilmente la parola innovazione lega benissimo, perfettamente, questi due interventi. Infatti la statistica ufficiale, diciamo che ha già iniziato da qualche anno un proprio percorso di innovazione metodologica, proprio per capire le possibilità, le opportunità di integrare nella produzione attuale i dati provenienti appunto da nuove fonti, compreso appunto i data che abbiamo prima citato. Dunque, quindi quello che va sottolineato è che un simile percorso implica comunque una sorta di ripensamento della governance del sistema statistico, che coinvolge la metodologia, le infrastrutture, ma anche gli stessi rapporti che si vanno a sviluppare tra l'istituto e i produttori dei nuovi dati. Questo al fine di pubblicare delle nuove statistiche che però godano di quei principi, di quelle caratteristiche della qualità a cui l'istituto è tenuto e ci ha sempre fornito. Ricordo che queste caratteristiche della qualità
della fonte ufficiale, non sono caratteristiche che vengono decise, quindi autoimposte da ogni istituto nazionale, ma sono dettate proprio a livello europeo, quindi dall'Eurostat. Allora, quindi vengo all'intervento proprio della dottoressa Maria Rosario Prisco dalla sede romana dell'Istat, che ci farà vedere, proprio per quanto riguarda l'informazione geografica, questa aumentata disponibilità di dati georeferenziati aprono non soltanto nuove possibilità di analisi descrittive dei territori, ma anche nuove rappresentazioni, diciamo in chiave sia relazionale che dinamica, che vanno anche a travalicare, quindi nuove geografie che travalicano l'usuale partizione amministrativa che viene utilizzata, quindi diciamo un tentativo di passaggio utilizzando una definizione che è cara agli statistici, non ai geografi. Ricordo la definizione data nei primi anni 90 da Napolitano, passaggio che è di fare il passo appunto dalla statistica territoriale alla statistica spaziale, proprio questo, dove l'unità statistica non è più la solita partizione, quindi le regioni, le province, i comuni, al limite le sezioni di censimento. Infine, ovviamente, last but not least, la Chiara Donati dell'Ufficio di Statistica della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, che in collaborazione con Area Science Park e sempre l'Università di Trieste, si pone una questione importante. La mappa è il territorio? Ovviamente questa è una domanda che solletica tantissimo l'attenzione dei geografi, anche perché avverto, l'ho già detto, spesso e volentieri, io che diciamo vivo entrambe le facce della stessa medaglia, le definizioni utilizzate dagli statistici e dai geografi spesso non sono perfettamente collimanti, quindi ci vuole un minimo di elasticità, ma soprattutto la Donati andrà a proporci uno strumento di business intelligence mirato proprio alla programmazione, monitoraggio e al controllo delle attività a sostegno proprio dell'innovazione. Ricordate, ho detto che l'innovazione forse è il trading più forte, oltre ovviamente statistica e geografia, tra le due presentazioni. Allora, io a questo punto intanto saluto il collega Boruso, che sono contento che abbia risolto i problemi di connessione tra Udine e Trieste. Questo fa parte anche dell'avvicinamento, no? Di cui ridiamo sempre quando abbiamo fatto il bring sulla coesione, prendendo ad esempio Udine e Trieste, oggi siamo molto coesi. Allora, io ti prego di prendere il controllo di questo webinar, hai il microfono spento, Giuseppe. Allora, il tuo intervento, lo leggo così non sbaglio, sarà l'evoluzione dell'informazione geografica volontaria e il suo rapporto con l'informazione statistica ufficiale, ricordando che alla fine dei quattro interventi ci sarà il tempo per le domande. Giuseppe, tocca a te. Grazie. Bene, buongiorno. Mi sentite? Ho risolto tutti i problemi. Perfetto, perfetto, grazie. Allora, innanzitutto, buongiorno a tutti. D'obbligo un ringraziamento agli amici e colleghi dell'Università di Udine. Penso che sia la seconda volta nel giro di un 6 mesi che sono ospite di Cantiere Friuli, per cui credo che la coesione tra le due università ci sia. Spero di poter cambiare presto gli inviti anche da parte mia, per cui insomma sentitevi già invitati ai prossimi eventi che appunto mi impegno ad organizzare da Trieste. Ringrazio appunto Mauro Pascolini, Teodoro Namaduzzi e Giampietro Zacco, ma soprattutto che mi ha coinvolto in questa iniziativa, di cui gli sono grato, e che appunto è l'ispiratore del titolo dell'intervento, per cui diciamo che mi ha invitato lui a riflettere su questi argomenti. Ringrazio naturalmente anche il dottor Costa e l'Istat per questa iniziativa, per questa idea di mettere insieme questi diversi aspetti appunto della statistica sul campo, ufficiale e quella universitaria in qualche modo, quindi tutta la nostra componente legata a ricerca, didattica e divulgazione, quindi anche quello che è il nostro impegno esterno. Si parla molto di public geography negli ultimi tempi, o comunque di quello che è l'impegno che dovremmo avere sul territorio, quindi come portare il nostro contributo sul territorio. Penso che quindi l'evento odierno sia perfettamente in linea con questo ruolo che appunto siamo chiamati ad avere.
Io parto appunto dal suggerimento che mi ha dato Gianpietro per quanto riguarda il titolo, il contenuto del mio intervento, e devo dire che già dalle prime parole che ho sentito a parte degli amici e colleghi che mi hanno preceduto, vedo già che c'è una convergenza, c'è già anche qui una coesione per quanto riguarda i concetti, le aspettative, le preoccupazioni e anche le cose che vanno bene e quelle che vanno meno bene. E sicuramente il fatto che concordo naturalmente con Gianpietro tutto il discorso sulla qualità dei dati, abbiamo avuto modo di parlarne e di discuterne abbondantemente nel corso di questi mesi, per cui ripeterei le cose che ha detto lui, con meno competenza sul lato dei dati naturalmente, e allo stesso tempo l'effetto positivo del momento pandemico sicuramente ci ha dato maggiormente possibilità di lavorare insieme e di scambiarci informazioni ed esperienze, e anche quella di accelerare certi processi. Naturalmente abbiamo un po' visto tutti anche la velocità con cui la stessa Istat si è data da fare nel periodo pandemico per aggiornare i dati proprio relativi appunto alla popolazione, ai decessi, a tutto quanto avesse a che fare con la pandemia, con una velocità che naturalmente era magari non adatta per le decisioni che dovevano essere prese dal punto di vista politico in tempo quasi reale, proprio per la difficoltà tecnica che c'è nel raccogliere i dati, nell'armonizzarli e nel validarli, perché appunto, come dice Gianpietro, il problema è quello della validazione della qualità dei dati, che oggi più che mai, soprattutto per i dati micro, diventa importante, ma appunto ci siamo trovati comunque e ci troviamo con un sistema che mentre prima gli aggiornamenti venivano fatti comunque con meno urgenza, adesso appunto ne abbiamo visto che uno sforzo molto importante è stato fatto. Io andrei a questo punto, dopo questa sorta di lunga premessa e introduzione, volevo porre l'attenzione un momento su quello che è appunto, Gianpietro mi ha detto che ho utilizzato l'acronimo anglosassone VGI, Volunteer Geographic Information, appunto informazione geografica volontaria, e il punto da cui io vorrei partire è chi sono i volontari, che secondo me è il punto che oggi ne è importante, che mi serve anche per fare proprio un minimo, un cenno dell'evoluzione di cui abbiamo parlato, di cui parla il titolo dell'intervento, l'evoluzione del concetto di formazione geografica volontaria, quella che è stata chiamata anche formazione geografica 2.0, quindi legata al appunto, anche qui lo diceva il dottor Costa prima, agli user generated contents, i contenuti creati dagli utenti. E concetto sul quale penso che negli ultimi 20 anni, ma più facile dire negli ultimi 10 anni, probabilmente 10-15 anni, c'è stata una sorta di sbornia in qualche modo, perché soprattutto in certi ambienti c'era un po' questa idea, addirittura forse un po' estrema, portata avanti da qualcuno, che l'informazione dal basso, quindi il dato creato dal basso, potesse essere un dato in tempo reale, un dato fresco, un dato che derivasse direttamente dal basso, quindi dai territori, e che in qualche modo potesse anche oscurare addirittura il dato ufficiale, quindi il dato creato in modo ufficiale, in modo anche appunto più lento, ma con tutti i crismi. E questo sicuramente ha portato a degli scossoni, perché restando in ambito geografico, e questo l'abbiamo visto nell'Associazione Italiana di Cartografia in particolar modo, in cui abbiamo visto che non soltanto per la presenza dell'informazione geografica volontaria, ma anche per tutta la parte legata all'informatizzazione della componente geografica, e quindi dei grandi colossi delle ICT che si sono buttati sul mondo territoriale, sul mondo geografico, i produttori storici di cartografia, al di là degli enti cartografici che continuano ad assolvere il loro compito, però molti privati sono sostanzialmente morti, sono stati
sostanzialmente spazzati via da una sorta di darwinismo e di mercato che ha appunto ha fatto emergere quelli che oggi ci offrono la cartografia sul telefono, sul PC, come Google, come Apple, come tutti coloro che hanno investito anche nella componente geografica proprio per dare un valore aggiunto ai propri dati e ai propri motori di ricerca, di fatto. Quindi, in realtà, appunto, di chi siano i volontari è connaturato con questa evoluzione che è nata dal momento in cui abbiamo cominciato a interagire, quindi, con tramite il web, con i contenuti. I social network e media sono stati l'esempio più eclatante in cui chiunque poteva e può tuttora condividere dati, pensieri, quindi testo, immagini, video e renderlo disponibile a un pubblico molto ampio. E questo è uno degli esempi. Gli altri esempi sono tutto il cosiddetto wiki, quindi da Wikipedia in poi tutto quello che è stato la costruzione di realizzazione di progetti piccoli o grandi che hanno riguardato la realizzazione in modo cooperativo, quasi come le formiche che appunto lavorano in modo cooperativo portando ognuna un piccolo apporto per costruire dei grandi portali, dei grandi progetti. Wikipedia è stato l'esempio più eclatante. In ambito geografico abbiamo sicuramente il caso di OpenStreetMap che si è sviluppato come progetto di una sorta di cartografia, di una cartografia globale, e qui appunto credo che sarebbe interessante richiamare anche il titolo dell'intervento che ci seguirà, ovvero se la mappa è il territorio, quindi sul fatto di quanto possiamo di fatto rappresentare. OpenStreetMap nasce dall'idea che chiunque può creare il proprio contributo, può creare il proprio contributo di carattere geografico territoriale, e la stessa comunità si autoregola in qualche modo, quindi non c'è un ente regolatore esterno, diciamo, non c'è un processo di validazione istituzionalizzato come c'è appunto nell'ISAT per quanto riguarda i dati statistici, nel quello che può essere istituto geografico militare o idrografico della Marina per quanto riguarda i dati di tipo cartografico che sono utilizzati da questi due enti, ma la comunità stessa si autocorregge in un'idea di cosiddetta democratizzazione dell'informazione geografica o diciamo dell'informazione nel suo complesso. Qui appunto c'è un progetto e c'è una comunità di volontari che di fatto vanno a intervenire. Questa democratizzazione in realtà abbiamo visto nel corso degli anni che è apparente, nel senso che è vero che ci sono moltissimi iscritti sia su Wikipedia che su OpenStreetMap che danno i loro contributi, però la maggior parte dei contributi vengono dati da una comunità tutto sommato ristretta di persone. Per cui in realtà anche qui vediamo che questa bolla, questo momento di grande entusiasmo che si è vissuto probabilmente intorno agli anni 10 del 2000 comunque a un certo punto è scemato e si è un po' concretizzato, si è un po' focalizzato soprattutto su alcuni utenti, alcune classi di utenti particolarmente esperti e anche volenterosi di dare un contributo di quel tipo. Dopodiché c'è una parlando di formazione geografica volontaria, secondo me si può fare una piccola classificazione di tre categorie principali. Quelli cosiddetti consapevoli, che appunto sono quelli che portano i loro contributi, quindi potremmo dire quelli che appunto vanno ad aggiornare OpenStreetMap, per esempio aggiungendo degli elementi, aggiungendo, modificando i sensi unici, aggiungendo una rotonda dopo che viene costruita, oppure comunque diciamo riportando alcuni nuovi elementi su questa cartografia. Gioco che poi tra l'altro anche qui implica una commissione molto forte con gli enti cartografici o chi fornisce l'informazione geografica in modo strutturato, perché per esempio non è un ministero
che se noi guardiamo OpenStreetMap per i Friuli Venezia Giulia ci troviamo molti elementi che sono presenti dalla carta tecnica regionale oppure dai GeoDB che fanno parte anche qui del grande sforzo fatto dagli enti territoriali preposti alla realizzazione della cartografia nel corso degli ultimi anni per fornire e rendere disponibili i contenuti, quindi i dati a contenuto geografico non pubblico vasto. Quindi c'è una commissione tra i due elementi. Questi potrebbero essere appunto detti i cosiddetti volontari consapevoli, che hanno quindi coscienza di quello che stanno facendo, allo stesso modo quelli che per esempio utilizzano le proprie attività per costruire dei contenuti. Abbiamo il web che è pieno di portali da Wikiloc a tutti i vari portali per allenamento, che possono essere Strava, che possono essere Runtastic, eccetera, eccetera, dove gli sportivi possono sia caricare le tracce del proprio allenamento o disegnare dei percorsi che poi possono essere messi in condivisione con altri, che è un modo di condividere, quindi alternativo rispetto a quello che possono essere le vecchie carte dei sentieri della tabacco che ancora utilizziamo, o le carte del Turing di una volta, in cui appunto diciamo qualcuno dall'alto disegnava i percorsi, disegna i percorsi che vengono fruiti. Aprirò dopo una parentesi su questo punto, anzi l'apro già, ovvero il fatto che c'è un elemento importante, a parte OpenStreetMap, che è un progetto che nasce in modo appunto tipo Wikipedia, per cui in modo molto anche alto dal punto di vista degli ideali, c'è anche che da dire un'altra cosa, che sì, su tutte queste altre piattaforme è vero che siamo produttori di dati volontari, ma probabilmente non siamo più proprietari, perché una volta che noi accediamo a delle piattaforme per inserire i nostri percorsi, Strava, Wikiloc, eccetera, eccetera, non diventiamo più proprietari di quello che abbiamo fatto, ma queste società private diventano di fatto i proprietari. Strava fornisce una bellissima cartografia, una heat map, che raccoglie tutte le tracce utilizzate dai vari utenti per i diversi sport, vanno dallo sci per quanto riguarda le località per gli sport invernali, al nuoto oppure al kitesurf per quanto riguarda quelle più legate al mare, in cui per esempio un'immagine del territorio che difficilmente può essere raccontata da altri viene rappresentata, ovvero chi utilizza questi strumenti per il tempo libero ci fa vedere dove va, che è un tipo di informazione che appunto che non è raccolta in altro modo, non ci sono delle modalità strutturate per raccoglierle da appunto questionari che vengono fatti dalla regione, dall'Istat stesso, per cui però di fatto diventa un'informazione geografica volontaria creata dagli utenti, che però diventa di proprietà di qualcuno che non è né il volontario stesso né diciamo l'ente pubblico. Quindi c'è un discorso che qui si aprirebbero diciamo discorsi anche abbastanza lunghi su privacy, proprietà dei dati, quello che siamo disposti a dare in cambio per qualcosa di gratis. Questo ci porta anche a quella informazione geografica a quei volontari che potremmo chiamare inconsapevoli. Se ve lo ricordate, l'altro anno, verso aprile-maggio, Apple e Google, tanto per citare due dei principali giganti di Information and Communication Technology, hanno distribuito delle loro aggregazioni di dati, delle loro elaborazioni di dati, in cui hanno in qualche modo sfatato il mito che gli italiani non fossero stati ligi al lockdown e alle varie restrizioni alla mobilità che erano state imposte per contrastare la pandemia. Infatti, questi due player avevano distribuito dei report in cui si vedeva il calo
di attività e il calo di mobilità legata a diverse tipologie di spostamento, lavoro, studio, tempo libero, shopping, acquisti, eccetera, eccetera, a livello per paese e per regione, addirittura è in Italia, e anche per grandi città metropolitane praticamente, in cui era evidente il crollo della mobilità, il crollo dei movimenti delle persone nel periodo più strettamente legato al lockdown. In questo caso si può dire che si tratta di utilizzo di informazione geografica volontaria, ma inconsapevole, derivante dal fatto che, come sono state fatte queste elaborazioni, con i dati dei nostri dispositivi mobili. Ormai chiunque ha un dispositivo mobile, che sia Apple oppure Android, nella maggior parte dei casi la nostra posizione è derivabile o tramite GPS o tramite posizione nella rete. In qualche modo qui abbiamo i cosiddetti big data di cui ci parlava prima l'amico Gian Pietro, che vengono aggregati e danno e possono dare delle informazioni molto interessanti per quanto riguarda che cosa sta succedendo su determinati territori. Però anche qui abbiamo degli utenti che sono inconsapevoli in qualche modo, perché sempre nelle liberatorie che noi firmiamo quando installiamo un'app, quando installiamo il nostro telefono, diamo di fatto accesso ai nostri dati di posizione e a quello che noi facciamo. È sufficiente andare a vedere, per chi ha un dispositivo Android, la propria cronologia di movimenti per andare a vedere dove siamo stati, in che giorno, che percorsi ne abbiamo fatto e quindi anche quali tipologie di luoghi abbiamo visitato. E anche qui, come prima, si pone il problema precedente, ovvero quello sempre della privacy e dell'accesso ai dati. C'è una terza categoria che ho lasciato appositamente per ultima, che è la categoria dei volontari in qualche modo strutturati sì, che potremmo definire strutturati e che ci coinvolge da vicino, perché se le altre categorie fanno parte di una geografia, di un'informazione geografica volontaria che è appunto non strutturata, casuale e legata a, diciamo, a tempo libero, legata a certe abitudini che ci possono essere, un'informazione geografica volontaria strutturata è quella che dovrebbe essere guidata in qualche modo anche qui da componente accademica, ma anche quella di chi produce i dati ufficiali. Pensiamo, per esempio, questo è il tipico esempio di utilizzo, a mio avviso, strutturato, quello che molti colleghi provenienti dall'ecologia, per esempio, o dalla biologia, fanno quando cercano di mappare la presenza di specie infestanti sul territorio, in cui di piante o di animali, in cui vengono utilizzati dei volontari, cosiddetto user generated content, per acquisire queste informazioni dal basso. E naturalmente anche qui non ci si può aspettare che tutti siano disponibili, il pubblico generale sia disponibile ad acquisire questa tipologia di dati e di condividerli. Per cui qui sta secondo me l'elemento centrale, e che credo che sia in linea con quello che è anche l'obiettivo della giornata odierna, ovvero quello di dire da dare un ruolo appunto alla nostra comunità, ma su questo già Pietro e le ricerche che sta facendo anche con Giorgia credo che vadano in linea con quello, e dove l'informazione, proprio lo user generated content, venga in qualche modo sì lasciato libero, però comunque controllato, sia per quanto riguarda l'impostazione della modalità di raccolta, sia della validazione successiva da chi ha consapevolezza di quello che sta succedendo con quei dati. Quindi, per esempio, per quanto riguarda la progettazione magari dei moduli, delle forme di raccolta dei dati, la scelta di un
di uno o più campioni di volontari da mandare sul campo a recuperare i dati stessi. Ci hanno provato, per esempio, anche produttori tipo Google, tipo Apple, a fare delle cose simili. C'è stato un periodo in cui Google Maps era stato aperto a tutti gli utenti per poter portare magari delle correzioni, quindi in una sorta di competizione con OpenStreetMap, proprio gli utenti potessero provare ad aggiornare le mappe di OpenStreetMap. Penso che il web sia pieno di immagini bizzarre, di disegni fatti sul territorio. Su Google Maps, spesso anche volgari magari, di elementi inventati proprio per sfregio, diciamo, dall'operatore privato. E quindi, in qualche modo, secondo me, bisogna fare un po' di attenzione, soprattutto per questi aspetti legati alla proprietà dei dati e alla qualità dei dati stessi. E in questo caso, secondo me, è importante, quindi a maggior ragione è un ruolo proprio di coordinamento, sia per quanto riguarda l'impostazione nelle modalità di raccolta e di elaborazione successiva, ma anche e soprattutto poi nella scelta di quello che è e nel coinvolgimento di quello che sarà tutto il personale volontario che in qualche modo andremo a coinvolgere e a far lavorare. Che è un processo appunto di acquisizione né di dati. Io forse per questa parte mi fermerei qui perché credo che sono arrivato un po' alla fine del tempo che Gianpietro mi aveva concesso, però naturalmente rimango disponibile poi sia per il dibattito e per le domande Intanto che ci dovessero essere. ti ringrazio per l'intervento che ha dato moltissime sollecitazioni e tra l'altro ci saranno moltissimi punti di contatto con ovviamente con i prossimi interventi. Per cui io, come dicevo, alla fine ci sarà la discussione, prego le persone appunto di scriversi le domande per i vari relatori, ma sono sicuro che alcune domande che si stanno già ponendo verranno risolte con gli interventi successivi. Io direi una cosa, dal mio punto di vista ovviamente, tu hai secondo me introdotto, hai toccato sia il nodo, o meglio, sia i risultati che abbiamo trovato di più con Giorgia, cioè dove hai parlato di volontà ed esperienza dei volontari e noi è quella che effettivamente abbiamo verificato essere le due chiavi di volta per produrre dati di buona qualità. Tra l'altro non siamo stati solo noi, penso anche ad altre esperienze legate alla mappatura del patrimonio militare disseminato in Friuli Venezia Giulia, perché noi sappiamo che siamo strapieni, siamo stati sostanzialmente non solo diciamo, la regione forse più militarizzata d'Italia, ma anche una delle più militarizzate d'Europa. Quindi noi abbiamo tantissime, residui più o meno visibili, perché quello che non si sa è che il grosso probabilmente non si vede perché è costituito da bunker della guerra fredda, che ormai già sono, diciamo, quindi ipogei, sono strutture ipogee, quindi sono già, diciamo, sottoterra, ma in più sono state quel po' che si vedeva, è stato, diciamo, la natura si è riappropriata dei propri spazi e li ha coperti. Invece, ovviamente, tu parlando anche della classificazione degli utenti, parlando di utenti strutturati, apri la porta a quello che invece sono appunto le varie istituzioni che invece si muovono in questo mondo, che possono sfruttare ovviamente anche queste forme di dati, come ci farà vedere sicuramente gli ultimi due interventi, quelli diciamo più operativi. Allora, a questo punto io chiamerei, io ti ringrazio, ti prego quindi di rimanere se puoi in linea. Vedo che la Giorgia è stata velocissima, non ha avuto bisogno di essere invitata. Allora, Giorgia, ti lascio la parola, intanto leggo il titolo dell'intervento che andiamo a proporre: La qualità dell'informazione geografica volontaria, primi risultati di uno studio empirico. Giorgia, prova a far partire, ecco, si vedono già, quindi non ho bisogno di dirti che ce li avevo già pronti anch'io. Prego, Giorgia, a te la parola e buongiorno prima di tutto. Grazie, buongiorno, mi fa molto piacere partecipare a questo evento e ringrazio chi l'ha organizzato, cioè da un lato Uniwood con Cantiere Friuli, il laboratorio Guido Barbina e Divagando e Gian Pietro Zacome
e dall'altro l'ufficio territoriale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia dell'Istat, istituzioni a cui io sono entrambe molto legata, in quanto da un lato ho lavorato per più di 2 anni con i geografi del DIL e grazie a loro ho potuto approfondire la mia passione per i GIS, sia perché io stessa sono stata in Istat in qualità di borsista presso una sede romana. La mia presenza all'interno di questo webinar è motivata soprattutto alla luce del fatto che ho partecipato alle ricerche condotte in ambito paesaggistico dell'Università di Udine e specificatamente nella qualità di assegnista di ricerca sono stata coinvolta nel progetto Paride, che aveva lo scopo di studiare il rapporto fra popolazione locale e i paesaggi regionali. Chi ha seguito il progetto anche attraverso Twitter sa che per il progetto Paride abbiamo condotto diverse attività, alcune di queste anche molto creative, come lo svolgimento di un concorso fotografico. Però quest'oggi volevo parlare di un'altra dimensione del progetto, ossia la produzione di dati geografici da parte dei cittadini. Infatti noi, per raggiungere il terzo obiettivo elencato in questa slide, abbiamo utilizzato fra gli strumenti per la raccolta dati anche il cosiddetto geoquestionario. Trattasi di un questionario online dove, oltre alle classiche domande aperte e a scelta multipla, ci sono anche delle domande in cui la risposta viene data in seguito ad un'attività di interazione con la cartografia. Per rispondere, di fatto l'utente interagisce con una base map e traccia su di essa una geografia e una geometria che costituisce la sua risposta geografica, per così dire. Quindi, per rispondere, la persona cerca la località utilizzando la funzione search, utilizza la funzione di zoom in, pan, cancella i punti inseriti se c'è bisogno e così via. Qui vedete le domande della sezione spaziale del questionario di Paride, che avevano lo scopo di raccogliere segnalazioni di luoghi percepiti come di qualità e di degrado in regione. Le domande non erano obbligatorie, quindi si poteva anche inviare il questionario senza rispondere a questa sezione. In questo questionario era possibile tracciare la propria risposta geografica utilizzando una tra le geometrie punto linea d'area. Una volta scelta la geometria, la persona poteva interagire con la mappa online che vedete nella destra e aveva anche la possibilità di partecipare a questa sezione compilando soltanto la domanda aperta. Infatti, per venire incontro a chi poteva avere difficoltà con la cartografia interattiva, abbiamo deciso di utilizzare questa opzione. Chiaramente questa domanda permetteva di stabilire l'esattezza geografica del dato mappato, nel caso in cui dunque l'utente decide di inserire la geometria e di rispondere testualmente. E quindi, ad esempio, se una persona scriveva in questa casella caserma Piave di Udine e poi mappava nella cartografia ex Safao, poteva sorgere dunque un problema di correttezza nel posizionamento della segnalazione. Dagli esiti di questa somministrazione sono sorti alcuni interrogativi in merito alla qualità dei dati raccolti e dunque si sono palesati dei limiti di questa forma di interazione con il cittadino per finalità progettuali.
La correttezza del posizionamento del dato georeferenziato dall'utente è un aspetto della qualità dei dati spaziali. OpenStreetMap, ossia il progetto di cartografia globale di cui ha parlato prima il professor Bruso, è il contesto in cui si concentra la produzione scientifica avente ad oggetto la qualità dei dati spaziali, e le analisi consistono soprattutto in valutazione della qualità dei dati basati su approcci estrinsechi, ossia i dati prodotti dagli utenti sono comparati con dataset esterni di maggiore qualità. Ad esempio, ci sono tantissimi studi in OpenStreetMap che analizzano la qualità della rete stradale. Di questo progetto, dunque, valutano la correttezza nel posizionamento di elementi lineari utilizzando metodi afferenti all'approccio del buffer zone, che noi tra l'altro riprendiamo per queste analisi. La nota è che, nonostante tutti questi studi che si trovano pubblicati sulla qualità dei dati di OpenStreetMap, uno standard per la valutazione della qualità dei dati VGI ancora non è disponibile. Io e Gian Pietro Zaccomer, dallo studio della letteratura che vi ho brevemente accennato, e anche alla luce dell'esperienza del primo geoquestionario e dai conseguenti interrogativi che sono sorti, ossia perché le persone decidono di utilizzare solo i testuali e non mappano, oppure perché non c'è sempre una corrispondenza tra luogo mappato e l'indicazione testuale, abbiamo deciso di creare e somministrare un nuovo geoquestionario in un contesto di esperimento controllato di georeferenziazione. La finalità dunque non è più creare una nuova conoscenza sul territorio regionale raccogliendo come impari dei dati percettivi sui siti di degrado e di qualità, ma valutare se ci sono delle condizioni che favoriscono la raccolta di dati di qualità. Dunque si trattava di capire se le persone conoscono effettivamente il posizionamento di elementi geografici noti, qual è la dimestichezza con la cartografia interattiva e quali condizioni favoriscono la raccolta di dati georeferenziati di qualità. Il questionario era composto da 5 sezioni principali. C'era un'ampia sezione anagrafica in cui si chiedevano sesso, età, se era studente a tempo pieno o parziale, nonché domicilio e anche l'individuazione dei comuni nel territorio regionale con il quale il rispondente avesse maggiore familiarità. La sezione di nostro interesse in questa presentazione è quella segnalata in giallo, che la spiegherò più tardi approfonditamente. Inoltre sottolineo come era presente anche come ai fini del nostro lavoro era importante anche rilevare le caratteristiche informatiche, le competenze informatiche dei partecipanti, e quindi vi presento brevemente la batteria di domande su questo aspetto. Come potete vedere, era di nostro interesse sapere se il partecipante avesse frequentato un corso di informatica in ambito universitario oppure fuori dall'accademia, le sue conoscenze GIS rilevate attraverso una serie di domande sull'utilizzo o meno di alcuni software GIS, le abilità informatiche con delle domande sulle attività che era solito svolgere. In questo lavoro, come accennavo in precedenza, l'attenzione è focalizzata sulla sezione geografica e sull'esercizio di identificazione su mappa di elementi conosciuti del territorio regionale. Sostanzialmente, durante la progettazione del questionario sono stati scelti 3 luoghi ben noti della regione per studiare se gli intervistati fossero in grado di individuarli correttamente nella mappa. Nella
specifico, come potete vedere, è stato scelto di chiesto di individuare nella cartografia interattiva tre luoghi: Castello di Maramare, il fiume Tagliamento e la laguna di Marano e Grado, che si differenziano tra loro sia per la localizzazione all'interno del territorio regionale e per essere tendenzialmente riconducibili a tre geometrie diverse, ossia punto, linea ed area, quando ad esempio viene utilizzata una scala 1 a 500.000. Non tutti i rispondenti accedevano alla cartografia interattiva, infatti ogni esercizio iniziava con una domanda filtro che riguardava la propria conoscenza del luogo richiesto. Solo chi dichiarava di saperlo individuare sulla mappa aveva accesso alla cartografia, che era una base map di OpenStreetMap per default, e negli altri due casi, ossia come vedete nelle risposte segnalate in verde, il rispondente passava alle domande relative al luogo successivo. Attraverso, similmente a Paride, attraverso la mappa interattiva, i rispondenti potevano scegliere di mappare il luogo utilizzando punto, linea e poligono. Chiaramente i tre elementi scelti implicano hanno associato un grado di difficoltà diversa, perché ad esempio col castello di Miramare presuppone che l'utente faccia uno zoom in sul costone triestino, mentre per il fiume di Tagliamento il livello di zoom in è diverso, in quanto si tratta di un elemento di circa 170 km. L'altra caratteristica è che questi tre luoghi hanno geometrie precise, e questo fa sì che sia possibile effettuare un controllo della qualità dei dati. Dei dati spaziali. Per la somministrazione abbiamo utilizzato un questionario online costruito nella piattaforma Enqueto. Purtroppo, a causa dell'epidemia di Covid-19, la somministrazione del questionario è stata in parte direttamente in aula per i corsi del primo semestre e in parte in forma telematica per quelli del secondo semestre. Entrambe le somministrazioni sono state precedute da un momento introduttivo di circa mezz'ora in cui ho spiegato gli obiettivi dell'esperimento e in cui ho spiegato la struttura del questionario. E la caratteristica di questa somministrazione è che durante la compilazione del questionario gli studenti avevano la possibilità di pormi domande. Nella somministrazione in aula io fisicamente andavo fra i computer, rispondevo alle domande. Nel caso dell'online i ragazzi potevano accendere i microfoni o interagire con la chat. Abbiamo cercato di mantenere le condizioni dell'esperimento costante, infatti abbiamo utilizzato le stesse slide per la spiegazione, in modo di evitare differenze. L'esperimento ha riguardato sei insegnamenti dell'Università di Udine, e la selezione dei corsi è stata fatta tenendo conto dell'esposizione degli studenti ai GIS e alla geografia. Un primo livello è costituito da insegnamenti che non trattano in alcun modo né di aspetti geografici né tantomeno di GIS. Un secondo livello, intermedio, riguarda corsi in cui c'è soltanto una conoscenza, diciamo, intermedia, decisamente più teorica che pratica su tali aspetti. E poi c'è un terzo livello dove accanto alle nozioni teoriche sono anche presenti attività di laboratorio, per cui l'utilizzo dei GIS fa parte a pieno titolo del programma di studio. Tenuto conto che nessun docente invitato ha negato la sua collaborazione,
e sul fatto che non ci sono stati studenti che hanno partecipato due volte all'esperimento, è possibile considerare i gruppi di studenti coinvolti come campioni indipendenti. Questo ha delle implicazioni poi metodologiche. Vi presento brevemente il profilo dei rispondenti. Come avete visto, i partecipanti sono stati 217, 64% dei quali sono ragazze, la grande maggioranza è molto giovane, fra i 20 e i 23 anni, circa l'80% abita in Friuli Venezia Giulia e il 40% ha una formazione liceale. Qui abbiamo alcune informazioni sul profilo informatico dei partecipanti. Io ci tengo a sottolineare che il questionario è stato somministrato per alcuni rispondenti durante la primissima fase del lockdown. Dunque si faceva già didattica online. Se non ricordo male, in un caso noi avevamo già prenotato l'aula informatica, però appunto abbiamo dovuto sospendere tutto per via dell'emergenza. Ad ogni modo, appunto, per garantire la comparabilità dei risultati delle diverse somministrazioni, noi abbiamo chiesto ai ragazzi di fare riferimento ai comportamenti pre-lockdown. Questo vale soprattutto per la domanda, sulla prima domanda, riguardo alle ore passate davanti al computer. In questa slide presento brevemente la procedura che abbiamo utilizzato per svolgere la nostra analisi. Il nostro obiettivo era valutare l'esistenza di differenze tra i partecipanti se si tenevano conto delle due modalità di supervisione, competenze GIS e così via. Dunque, operativamente, oltre a assemblare i diversi database dalle diverse somministrazioni, a produrre le statistiche descrittive per le variabili studiate, abbiamo da un lato creato degli indicatori somma su competenze GIS, abilità informatiche, poi abbiamo studiato la correttezza degli esercizi di mappatura ed infine abbiamo effettuato dei test sulle differenze tra medi per i campioni indipendenti. Passiamo ai risultati della sezione geografica. Allora, come vi ho illustrato in precedenza, ogni esercizio iniziava con una domanda filtro sulla propria conoscenza di elementi definiti dal ricercatore. La domanda è: sai localizzare la posizione di e poi tre elementi. Come vedete, la maggioranza dei rispondenti sa dov'è l'elemento di chiesta e lo sa localizzare sulla mappa, però stiamo parlando comunque di una percentuale abbastanza ridotta. Forse abbiamo perso la connessione? No, sento. Ok, vedete le slide? Sì, risultati sezione geografica. Ok, benissimo. E comunque stiamo parlando del 60%, siamo attorno al 60%, 50, andiamo dal 53% per il Laguna e il Castello di Miramare. Ecco, adesso hai perso, sì, è saltato la condivisione, devi ricondividere. C'era un po' di ritardo rispetto a quando ti sei accorto tu. Ok, si dovrebbe rivedere adesso. Ecco, sì, ma devi metterlo a schermo intero, se riesci, se no vai avanti. Sì, adesso dovrebbe essere. Ok, allora circa il 60% sa localizzarlo, e sa dov'è e lo riesce a localizzare sulla mappa. Quindi abbiamo una percentuale del circa 40% che di fatto non accede alla cartografia interattiva perché dichiara o di non sapere dove sia o di non saperlo localizzare sulla mappa. Fra quelli che dichiarano di saperlo localizzare sulla mappa, abbiamo queste statistiche descrittive sull'utilizzo delle varie geometrie. Allora, vediamo che la maggioranza dei rispondenti decide di utilizzare il punto per mappare il castello di Miramare, e invece per il fiume Tagliamento viene preferita la linea, e per la laguna di Grado Marano invece abbiamo il poligono. Qui abbiamo l'esercizio, diciamo, di valutazione di qualità dei dati.
Operativamente, per identificare la qualità dei dati per il Castello del Mare a Mare, si è utilizzato il poligono estratto da OpenStreetMap con l'edificio del castello, quindi esclusi piazzali e parco. E il poligono dell'intera area comprendente i paesaggi del castello, questa volta la fonte è il PPR del Friuli Venezia Giulia. Questa scelta permette di distinguere chi ha interpretato la richiesta di distinguere il castello o il parco insomma, tutta l'area che conduce del castello. Per la domanda sul fiume tagliamento sono stati creati due buffer attorno all'elemento lineare del corso d'acqua del tagliamento, utilizzando un buffer del raggio di 500 e 100 metri. E invece per quanto riguarda la laguna di Grado e Marano, abbiamo utilizzato il poligono della laguna sempre di fonte IRDAT. Qui vedete i risultati dell'esercizio di mappatura quando i partecipanti decidono di utilizzare punto per identificare i tre elementi. In questa slide sostanzialmente si visualizzano i risultati dell'esercizio in mappatura quando i partecipanti decidono di utilizzare il punto. Vediamo che c'è maggiore precisione nel caso del fiume tagliamento e della laguna, anche se i casi sono ben minori, mentre nel caso del castello di Miramare abbiamo insomma un 12% di persone che non riescono a identificare correttamente la posizione in quanto lo inseriscono fuori all'ampia area del castello. In questa slide qui invece propongo i risultati per gli esercizi eseguiti con la geometria lineare e il poligono. Operativamente noi abbiamo calcolato i centroidi delle geometrie disegnate e poi abbiamo verificato se questi punti fossero entro la geometria di riferimento. Come vedete la precisione diminuisce in questo caso, soprattutto nel caso del fiume tagliamento, in quanto centroide, anche se abbiamo utilizzato un buffer abbastanza ampio, insomma i punti risultano grande maggioranza dei casi fuori dalla geografia di riferimento. Dunque, grazie a questo lavoro di verifica della qualità dei dati, per ogni partecipante avevamo le risposte del questionario e una variabile dicotomica sulla correttezza o meno dell'esercizio eseguito. Noi, a partire da questi dati, abbiamo eseguito dei test per valutare l'esistenza di differenza tra i partecipanti. Qua riassumiamo i risultati principali. Allora, fra primo e secondo livello, e ricordo che il primo e secondo livello sono quelli che hanno meno dimestichezza con i GIS sostanzialmente, non si distinguono in termini di competenze GIS, mentre è significativa la differenza tra il terzo e l'aggregato composto dal primo e secondo livello. Un altro risultato è che il terzo livello, ossia quelli i più esperti, e l'aggregato composto dal primo e secondo livello si differenziano in termini di numero di esercizi eseguiti e produzione di dati di qualità. Infine, la supervisione online, ossia quella fatta durante la lockdown, è associata a un numero più basso di esercizi corretti rispetto alla modalità in presenza. Quindi, volendo concludere questo breve intervento, volevo sottolineare come con questo esperimento si è valutata l'interazione di un insieme eterogeneo di persone con la cartografia interattiva. E queste le analisi che si possono produrre con questo dataset creato possono contribuire a pianificare diversamente futuri progetti di cartografia partecipativa. Io ricordo nuovamente che questo esperimento è nato
perché con il progetto Paride, volto alla creazione di nuova conoscenza, erano sorti degli interrogativi sull'efficacia del coinvolgimento dei cittadini tramite utilizzo del geoquestionario. Un altro punto importante è che l'analisi condotta rileva che ci sono persone escluse dalla produzione di informazione geografica perché con carenze in termini di conoscenze di base di geografia, ricordate la prima domanda a filtro, inoltre la formazione GIS è un fattore importante per la produzione di informazione geografica di qualità, quindi esistono barriere soggettive nella produzione dei dati geografici. Io voglio ricordare che l'esperimento ha coinvolto studenti universitari, cioè persone che hanno deciso di investire tempo e risorse nella loro istruzione, dimostrando con l'iscrizione all'università l'interesse per incrementare le loro competenze e conoscenze. Quindi se ampliato a una popolazione più ampia si possono aspettare anche risultati ben diversi da questo. Infine, il lavoro sottolinea come la modalità di supervisione incida sulla qualità del dato raccolto e sembra emergere infatti l'importanza del coinvolgimento dell'individuo nell'esperimento. Ricordiamo anche che la modalità da casa, quella online, completamente online, è quella che più si avvicina alla VGI, in quanto il cittadino che vuole contribuire alla produzione di nuova informazione geografica lo fa singolarmente in piena autonomia, praticamente senza supervisione. Ok, io sono giunta al termine di questa presentazione. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito inoltre a consultare l'ultimo numero del bollettino dell'Associazione Italiana di Cartografia per una lettura integrale del lavoro. Grazie. Grazie a te Giorgia, siamo quasi perfettamente in orario, siamo solo 2 minuti in ritardo, quindi vado, come dicevo prima, se avete domande le facciamo dopo alla fine della presentazione alle 4. Quindi a questo punto passo direttamente la parola, grazie Giorgia, a Maria Rosaria Pesco, che invito a, se riesce, a lanciare i lucidi, ricordando che comunque io ce li ho già aperti se dovesse succedere qualcosa. Quindi. E intanto sì, presento il titolo dell'intervento della dottoressa Pesco dell'ISTAT di Roma, che è Trust Smart Statistics e Informazione Geografica. Quindi adesso entriamo proprio nella parte, diciamo, più operativa. E una voce da mamma Istat. Prego. Sì, buongiorno, grazie Jean-Pierre, mi sentite? Sì, se riesci a fare la presentazione a pieno schermo. Se sì, lo faccio subito. Va bene, la vedete? C'è un po' di ritardo, adesso vediamo. No, per il roaming, ecco sì, ci siamo, prego. Bene. Buongiorno a tutti e vi ringrazio per l'invito a discutere insieme di un tema così importante e strategico nel momento che viviamo. E io mi presento, sono Maria Rosaria Prisco e lavoro all'Istat da molti anni, e dove mi occupo di statistiche territoriali, essendo di formazione e di passione una geografa, diciamo, prestata alla statistica ufficiale, diciamo così. E quindi credo che nella relazione che vi presenterò oggi trasparirà, insomma, questa fusione di competenze. E oggi vi vorrei parlare essenzialmente della relazione complessa tra statistica ufficiale e geografia e del nuovo percorso che il sistema statistico nazionale e internazionale sta affrontando per affrontare la cosiddetta valanga dei dati provenienti dal web e dallo sviluppo delle ICT, generalmente denominata come Big Data. Il sistema statistico internazionale, europeo e italiano sta affrontando da ormai numerosi anni, dall'inizio degli anni 10, il mutato contesto. E vi presenterò l'evoluzione e i lavori in corso che ci portano da un primo momento in cui si è lavorato particolarmente sulle metodologie e sulle infrastrutture informatiche a un secondo momento, quello cosiddetto delle Trusted Smart Statistics,
definite appunto da un memorandum in ambito europeo, dove appunto l'attenzione si sposta sulla governance generale del nuovo sistema. Vi descriverò brevemente le prove generali, gli esperimenti che sono stati fatti in ambito europeo e anche in Istat attraverso il progetto SSNet Big Data 2. Questa presentazione, dalla descrizione delle cose in corso, vi proporrò delle domande, vi proporrò delle domande per quanto riguarda gli aspetti più specifici dell'informazione spaziale, geografica e territoriale. Allora, come dicevo, il rapporto tra statistica ufficiale e geografia è stato tradizionalmente problematico, proprio perché la produzione statistica ufficiale si è tradizionalmente concentrata su dinamiche nazionali, sia per l'oggettiva difficoltà e per i costi connessi di ottenere dati disaggregati territorialmente a un livello fine, a un livello subnazionale. Ovviamente capite, la produzione maggiore della statistica ufficiale è incentrata sulle indagini, e quindi dalla numerosità del campione dipendono i costi e di lì anche la possibilità di ottenere statistiche territorialmente significative. Quindi non sempre, data questa situazione, la statistica ufficiale è riuscita nel tempo a rappresentare correttamente la complessità dei fenomeni nello spazio, tant'è che i geografi conoscono benissimo il problema della cosiddetta trappola territoriale o del territorialismo metodologico, appunto variamente definito, in cui appunto i fenomeni così complessi che noi misuriamo nello spazio non vengono molto spesso correttamente rappresentati dal framework della scala amministrativa, e soprattutto tralasciano le relazioni che si instaurano tra le diverse scale e i diversi attori a livello locale. La produzione della statistica ufficiale, che ovviamente è assolutamente incentrata, quindi sottoposta a dei vincoli sia sul cosa produrre che sul come produrre, dal codice delle statistiche europee, dal codice della qualità della statistica ufficiale, con il controllo di una commissione per la garanzia dell'informazione statistica, quindi esiste un'infrastruttura molto ben definita. Si basa essenzialmente, sto semplificando ovviamente, su tre tipologie principali di offerta di dati, che sono i censimenti, le indagini e i sistemi informativi e le banche dati settoriali, che voi potete trovare appunto sulla pagina che vi elenco qui alla fine della slide. E ciascuna di queste modalità di diffusione del dato, di produzione del dato, ha ovviamente dei vincoli rispetto alla qualità e al grado di granularità spaziale prodotto. Ovviamente i censimenti hanno un ottimo livello di dettaglio geografico, ma una scarsa varietà e tempestività, anche se appunto vedete l'asterisco, nella nuova tornata con le nuove modalità, con le innovazioni introdotte nei censimenti, attraverso l'utilizzo degli archivi amministrativi, la tempestività è stata molto migliorata, soprattutto anche per le statistiche a livello comunale. Per il livello subcomunale permangono ancora oggi insomma dei problemi di tempestività, e quindi questo è qualcosa ovviamente che ostacola la massima informazione ottenibile sul territorio a livello subcomunale. Le indagini campionarie hanno un'ampia gamma di settori rappresentati, una buona tempestività, ma ovviamente il più delle volte uno scarso dettaglio geografico che raramente arriva a livello subprovinciale. I sistemi informativi e le banche dati sono elaborazioni dei dati prodotti, e sono multisettoriali, multitematici, e sono veramente, negli ultimi anni hanno avuto uno sviluppo
sviluppo significativo. L'Istat ha investito negli ultimi anni sulle statistiche territoriali, tanto che dal 2016 è stata addirittura creata una direzione ad hoc, che è appunto quella di cui faccio parte, che si chiama Statistiche Ambientali e Territoriali, dove appunto ci sono vari settori di produzione del dato, da quello geografico a quello territoriale. L'Istat svolge quindi l'intero processo produttivo, dico questo perché poi dopo è importante riferirsi alle modalità di produzione, quindi dall'acquisizione degli archivi amministrativi alla progettazione ed esecuzione dell'indagine, dei censimenti, fino alla loro diffusione in base appunto, come dicevo, ai criteri del codice della statistica, quali sono importantissimi per quello di cui stiamo parlando: l'indipendenza, la qualità e la solida metodologia, la riservatezza, quindi la tutela della privacy del cittadino, l'onere non eccessivo sui rispondenti, la pertinenza rispetto all'esigenza degli utilizzatori e la tempestività e puntualità, ovviamente, oltre alla comparabilità nel tempo e nello spazio. Ora, cosa succede? Diciamo più o meno dagli inizi dalla fine del primo decennio del secolo in corso, irrompono i cosiddetti big data. Uso questa definizione generica, anche se non c'è una definizione diciamo ufficiale, se vogliamo, di cosa siano i dati enormi, i dati grandi, per distinguerli appunto da quelli a cui siamo ancora tuttora abituati a far riferimento. Quindi lì i sistemi, la statistica ufficiale in qualche modo perde o rischia di perdere, secondo me, il monopolio della produzione di dati e si trova ad affrontare le modalità di gestione di questo nuovo scenario globale. A livello europeo, ma ovviamente anche internazionale, soprattutto insieme alle Nazioni Unite, il sistema statistico europeo lancia una visione proprio sul tema e a partire dagli inizi degli anni 10 si fa il punto appunto sulla strategia da seguire per affacciarsi a questa novità che ovviamente in qualche modo è dirompente rispetto all'impalcatura di produzione del dato che vi ho mostrato prima. Il sistema statistico europeo appunto si riunisce e riflette e sintetizza la propria visione in un memorandum, quello di Scheveningen, dove si invitano gli istituti nazionali di statistica a valutare le opportunità offerte da queste nuove fonti di dati, investendo in questa prima fase sulle metodologie e sulle infrastrutture informatiche adeguate a sostenerne lo sviluppo e l'introduzione nella statistica ufficiale. E questo percorso evolve nel 2018 con un nuovo memorandum, quello di Bucarest, sulle statistiche ufficiali in una società datificata. Cosa differisce questo nuovo memorandum? Si passa, come vi dicevo prima, da una visione concentrata sulle metodologie e sulle infrastrutture alla consapevolezza che per affrontare questa sfida gli istituti nazionali di statistica hanno la necessità di passare da una visione più completa, più di sistema, che riguardi quindi non solo gli aspetti centrali delle metodologie e delle infrastrutture necessarie, ma anche e soprattutto quello del rapporto con i nuovi produttori di dati. Nuovi produttori di dati che sono principalmente società private che detengono i dati, anche quelli più strategici per le politiche degli stati, e che quindi bisogna, e soprattutto in particolar modo anche i cittadini, che sono, come abbiamo visto dalle presentazioni precedenti, una nuova e significativa opportunità da integrare nelle statistiche ufficiali, ma con cui appunto bisogna stabilire un processo di relazione nuova. Accanto a queste diciamo iniziative
Vengono proposti anche dei progetti per sperimentare, per iniziare a sperimentare sul campo le possibilità offerte dalle nuove fonti di dati con due progetti, SSNet Big Data Pilots 1 e 2, l'ultimo appunto si è concluso proprio in questi giorni e, all'interno sempre del sistema statistico europeo, il cui obiettivo è quello di integrare i big data nella produzione della statistica ufficiale. Il progetto Big Data Pilots 2, di cui l'Istat ha curato numerosi work package, di cui appunto vi presento i principali in questa slide, che sono stati presentati in un interessantissimo seminario tenuto il 12 maggio scorso dai colleghi dell'istituto che si occupano di questa sperimentazione. Potete trovare qui all'indirizzo che vi lascio la registrazione della giornata di lavori, veramente molto interessanti, perché è stato fatto veramente tantissimo nell'ambito di questo progetto sperimentale. Vi descrivo brevemente i progetti, i singoli lavori. Come potete vedere, insomma, si tratta di diversi settori che sono stati presi in considerazione, in particolare è molto interessante il lavoro fatto sui dati di telefonia attraverso un accordo con Vodafone, dove sono emersi numerosi spunti per l'analisi territoriale, in particolare per l'analisi geografica, che poi vedremo anche dopo, e ovviamente numerosi anche ancora problemi metodologici aperti, come l'identificazione esatta della SIM nello spazio, che non è al momento ancora possibile, perché abbiamo invece la possibilità di georeferenziare la centralina telefonica, quindi la cella telefonica e non la singola SIM. Statistiche di web scraping di alcune strutture ricettive attraverso la piattaforma Booking, l'osservazione della Terra attraverso le immagini satellitari, l'esame delle transazioni finanziarie attraverso il web scraping sulle principali piattaforme di elaborazione dei pagamenti, anche qui ad un livello di dettaglio molto micro, spaziale molto micro. L'altro progetto ha riguardato l'esplorazione del mondo dell'Internet of Things, appunto di tutti i dispositivi identificabili e connessi in grado di processare dati e interagire con altri dispositivi e di poter creare appunto delle relazioni anche tra gli oggetti, si pensi appunto al mondo delle smart cities per esempio. E una parte interessantissima che appunto vi descrivo è quella delle smart survey, che sembra anche la parte, diciamo, forse più fattibile, perché è la parte dove più, diciamo, è possibile integrare il nuovo e il vecchio. Infatti nell'ambito di un processo di indagine si possono utilizzare i dati dal web rilevati tramite dispositivi smart, per esempio i dati di sensori, sia in modalità attiva sia in modalità appunto con il coinvolgimento dei cittadini, sia in modalità passiva attraverso i vari sensori che sono allocati sui nostri dispositivi che ci seguono 24 ore su 24. Ecco, l'altro pezzo già, diciamo, in funzione di questi esperimenti da qualche anno è la parte di statistiche sperimentali che l'istituto ha avviato da qualche anno. Si tratta di statistiche sia dal punto di vista tematico che metodologico innovative, perché coprono temi non coperti dalle indagini correnti e sperimentano appunto l'utilizzo di nuove metodologie e di nuove fonti di dati. Interessante la statistica sperimentale sull'utilizzo di OpenStreetMap, appunto per ricollegarmi alle cose di cui parlavamo prima, per il
calcolo degli indicatori sull'incidentalità stradale, sulla rete viaria italiana, proprio per la disponibilità di informazioni che non sono desumibili dalla produzione statistica ufficiale. E l'altro è invece un interessantissimo esperimento di utilizzare i dati di Twitter per stabilire il social mood sull'economia, del sentiment appunto italiano sull'economia, basata sui dati di Twitter, dove appunto vedete dall'immagine che vi propongo l'andamento ovviamente è quotidiano del sentiment, e i quadratini che vedete, purtroppo l'immagine non è attiva, ma descrivono anche l'evento che poi ha portato a un aumento o diminuzione dell'atteggiamento verso lo stato dell'economia dei cittadini. E delle persone, non dei cittadini, ma delle persone che utilizzano Twitter, e vediamo che in alcuni casi, ecco il dato, insomma il quadratino che trovate nel 2016, a fine 2016, è l'evento per esempio del terremoto di Amatrice, quindi è sicuramente una modalità nuova appunto di presentare le statistiche e l'informazione ai cittadini. Invece, ecco, proseguo, spero che si vedano. E no, cosa succede quindi? Scusami, è saltato di nuovo la presentazione. Aspetto perché io la vedo. Noi vediamo te. Un attimo, aspetta. Sì, aspetto. Ditemi se vedete, vedi la slide mia. Così. Sì, la vedo la slide tua. Ok, così io vado avanti, perché e questo è quello che volevi presentare adesso, giusto? Sì, giusto, okay, ma ecco. Quindi stai condividendo. Faccio io, visto che salta spesso, faccio io, prego. Sì. No, non la vedo più però. Eccola, sì, è ritornata. No, quella di prima, per favore. Ecco, grazie. Quindi l'esperienza maturata, che insomma è abbastanza significativa, come avete potuto vedere, attraverso questi studi pilota ha dimostrato che la necessità è quella di integrare e non di sostituire le nuove fonti tradizionali, per sfruttarne appunto tutte le opportunità. Quali sono le opportunità maggiori? Un'aumentata copertura, la varietà dei settori da poter rappresentare, la tempestività ovviamente, che è un'esigenza sempre più sentita da parte degli utenti, il minor disturbo sui rispondenti e ovviamente nuovi campi di indagine e la georeferenziabilità. Le metodologie in alcuni casi sono già relativamente mature, anche se permangono alcune aree di approfondimento, come la domanda ovviamente di come trasformare il numero di SIM dei flussi telefonici in un campione rappresentativo della cittadinanza, come garantire che appunto i dati rilevati da Twitter siano significativi per tutti, rappresentino tutta la popolazione di riferimento. Per esempio possiamo ovviamente intuire che gli utilizzatori dei social magari hanno un'età che va ovviamente al di sopra dei 10 anni e al di sotto degli 80, quindi ci perdiamo ovviamente una parte di popolazione, e quindi queste sono tutte cose che dal punto di vista metodologico andranno sicuramente approfondite, anche volendole integrare nelle indagini correnti. E è emerso appunto quello che dicevo prima, che non si tratta soltanto di problemi metodologici e di infrastrutture, quindi di content in the data, ma di stabilire un nuovo rapporto con i cittadini, che sono appunto producers, produttori e utilizzatori al contempo, e soprattutto anche innovare la modalità di restituzione delle nostre statistiche ai cittadini, che adesso si aspettano appunto nuove forme di restituzione, anche perché tradizionalmente, come dicevo, l'informazione viene restituita di solito attraverso livelli
geografici che non sono, sono assolutamente nazionali, territoriali, ma regionali, provinciali o comunali. Quindi adesso forse con la partecipazione dei cittadini si potrebbe diciamo allargare la possibilità di restituire anche informazioni molto più mirate ai contesti locali. In Istat si è costituito un centro per le Trusted Smart Statistics che appunto monitora e riflette sull'evoluzione possibile del prossimo percorso. Le Trusted Smart Statistics sono una priorità di sviluppo indicata anche nel piano triennale di attività dell'Istituto per gli anni 2021 e 2023, quindi diciamo che ci investiamo. Torniamo a noi, torniamo agli aspetti geografici di tutte le opportunità offerte da queste nuove fonti. Io mi faccio e vi faccio delle domande. Secondo me, in tutta questa mole, in questo contesto così ricco e sfidante che ho presentato, forse c'è bisogno di aprire una riflessione mirata sulle possibilità offerte dalle nuove fonti dati all'informazione geografica e territoriale, che forse ancora manca. Quindi io vorrei iniziare a farmi queste domande e a proporvele come stimolo per la discussione, iniziando appunto dalla domanda di quali dati per quali rappresentazioni geografiche. Come anticipava Jean-Pierre nella presentazione del seminario, credo che non si tratti solo di soffermarsi alla quantità di dati da posizionare nello spazio, no? Nello spazio euclideo, quindi in questo spazio contenitore statico di fatti, di oggetti e di cose, definito tradizionalmente dalle partizioni amministrative e dalle griglie. Si tratta forse anche di poter fare rappresentazioni diverse della spazialità attraverso quello che viene definito in letteratura lo spazio vissuto, la dimensione percepita dei luoghi, quindi la possibilità di cogliere meglio le specificità dei luoghi integrando i siti in data nelle statistiche tradizionali. Io penso a tutti il vantaggio che potrebbero trarre tutti i set di indicatori, per esempio, che costruiamo nell'ambito degli indicatori di sviluppo sostenibile o del benessere eco e sostenibile, proprio perché sono indicatori che attengono anche ai valori radicati nei diversi territori. Quindi sarebbe importante partire dai territori per misurare meglio gli obiettivi appunto di sviluppo degli SDGs e del BES, per esempio. Lo spazio relazionale, che cos'è? Un'altra possibilità, quindi offerta da questi dati che, come vediamo, non sono solo utili a rappresentazioni descrittive, ma possono fornirci descrizioni di fluidità, di movimento, di relazione tra le varie scale, con la rappresentazione dei flussi, dei movimenti delle persone, delle cose, quindi la relazione anche tra i diversi fenomeni analizzati, tra le varie scale geografiche, la rappresentazione delle reti e soprattutto di tutti i fenomeni complessi, come per esempio penso alle questioni ambientali da rappresentare, penso alla descrizione di tutto quello che corre attraverso, lungo per esempio il bacino di un fiume, che non è ovviamente racchiudibile nelle tradizionali griglie amministrative. Oppure la mobilità delle persone nella città, attraverso le varie province, attraverso i vari territori. È quello che Doreen Massey appunto definisce la terrifying simultaneity delle relazioni socio-spaziali, quindi la complessità delle interrelazioni, dei flussi e dei movimenti di cose e persone che si svolgono nello spazio e nel tempo, e cosa che appunto ha sempre rappresentato una sorta di frustrazione per un geografo da poter rappresentare attraverso le informazioni della statistica ufficiale. Grazie Jean-Pierre, ecco sì. La seconda riflessione che vi propongo è che non parliamo soltanto di dati, l'80% delle nuove fonti
non è ovviamente strutturato in dati come quelli che conosciamo noi e offre invece anche una grande varietà di formati, sono formati audio, video, testi, immagini e quindi secondo me bisognerà pensare anche alla possibilità di integrare questi nuovi, questa molteplicità di formati diversi e soprattutto anche nuove modalità di restituzione, di rappresentazione, di diffusione dell'informazione geografica. La terza riflessione che vi propongo è che forse siamo dinanzi a un ribaltamento delle modalità tradizionali della costruzione dell'informazione geografica. Come abbiamo visto, tradizionalmente si parte dal dato nazionale e il dato geografico, il dato a scala fine è derivato da questo livello. Young et Hill nel 2015 affermano appunto che il contributo dei cittadini alla produzione dei dati rappresenta un nuovo paradigma perché possiamo contribuire anche a rappresentazioni spaziali più democratiche partendo appunto da una base che parte dal basso, quindi non dall'alto, è come se fosse una sorta di rovesciamento della piramide. Grazie. Chiederei di andare alle conclusioni. Perché... Sì, io sono finito, è l'ultima slide, quindi dobbiamo ovviamente riflettere a come organizzare e mettere un argine a questo flusso enorme di informazioni. Ovviamente nel rispetto dei principi di affidabilità, confrontabilità, qualità e soprattutto tutela dei dati personali che la statistica ufficiale ha come vincolo ovviamente. Serve una nuova governance, come dicevo, a livello tecnico, metodologico, relazionale e soprattutto, sottolineo, territoriale, ovviamente a partire dai nostri punti di forza. Noi abbiamo già un patrimonio di conoscenze, di strutture acquisite e stabili, si tratta di affrontare nuove relazioni con gli attori vecchi e nuovi, con i portatori di interesse e soprattutto di investire sul territorio, rafforzando il ruolo della statistica ufficiale sia attraverso nuove risorse umane che risorse finanziarie nel territorio e per il territorio. Grazie, io ho concluso. E... Allora, io ti ringrazio tantissimo per tutte le sollecitazioni che hai dato e soprattutto non solo statistiche, quindi conoscendo la tua doppia faccia, la statistica e geografa, e sicuramente questo ponte che risulta molto importante. Io invito intanto la dottoressa Donati a condividere le slide appena io avrò, eccolo qua, tolto quelle della dottoressa Pesco. Buongiorno dottoressa Donati. Buongiorno a tutti. Provi a condividere le sue slide e io faccio sempre da prestatore di ultima istanza se succede qualcosa. Bene, spero che il PDF aiuti. Buongiorno a tutti, io sono Chiara Donati del Servizio Programmazione e Pianificazione Strategica, Controllo di Gestione e Statistica della Regione. Il nostro servizio svolge le funzioni di ufficio di statistica della Regione e appartiene al Sistema Statistico Nazionale. Forse ho perso le slide? Noi le vediamo. Io adesso vedo lei. Ok. E il nostro ufficio quindi coordina tutte le attività statistiche della regione, si occupa di tutte le elaborazioni statistiche utili alle finalità di pianificazione, programmazione e controllo dell'amministrazione. Per noi quindi la statistica ha un ruolo fondamentale e sempre più riconosciuto negli ultimi anni, che è quello di trasformare i dati in conoscenza fondamentale, imprescindibile per poter prendere le decisioni e in secondo momento per valutare la realizzazione, gli effetti e gli impatti delle azioni messe in campo. Quindi la statistica fornisce supporto a tutte le fasi del ciclo della pianificazione strategica regionale, dalla definizione della strategia, con la redazione del piano strategico, alla valutazione finale con il controllo strategico. Ho fatto questa premessa per andare a presentarvi uno strumento che è nato proprio con la finalità di fornire supporto alle politiche regionali, in particolare alle politiche in materia di attività produttive, di ricerca e di innovazione. E questo strumento si chiama Innovation Intelligence FVG. Un progetto nato da Area Science Park e Regione Friuli Venezia Giulia,
a cui ha collaborato anche l'Università degli Studi di Trieste, che ha sperimentato un nuovo sistema di raccolta, di elaborazione, di interrogazione dei dati sulle imprese e sull'innovazione. Innovation Intelligence è un sistema composto da un database delle società di capitale del Friuli Venezia Giulia che integra informazioni provenienti da diverse fonti, fonti statistiche, Istat, fonti amministrative regionali, dati di infocamere, e si compone poi di uno strumento di business intelligence che consente la visualizzazione di tabelle, di infografiche interattive, e inoltre consente di geolocalizzare le imprese, quindi di visualizzare le imprese sulla mappa. Innovation Intelligence si rivolge in particolare alla regione Friuli Venezia Giulia, alle università, ai centri di ricerca, a tutti gli stakeholder impegnati a sostenere lo sviluppo territoriale della regione, e si pone come obiettivi quello di ampliare ed integrare le informazioni sulle imprese, rendendole accessibili anche non addetti ai lavori, migliorare la programmazione e la gestione delle attività a sostegno dell'innovazione, semplificare la valutazione delle performance grazie alla presenza di indicatori di sintesi creati ad hoc proprio per Innovation Intelligence. E si pone inoltre l'obiettivo di mettere in relazione la capacità innovativa delle imprese con le performance economico-finanziarie, questo grazie ai numerosi dati contenuti. Ad oggi in Innovation Intelligence sono contenuti dati riguardanti le informazioni generali sulle imprese, quindi la localizzazione, il numero di addetti, l'informazione sulle imprese artigiane, imprese femminili, imprese giovanili, le informazioni sul settore di attività definito dal codice Ateco e parametri economici rappresentati da principali indicatori di bilancio. Inoltre sono presenti diverse informazioni sul grado di innovatività e di internazionalizzazione delle imprese, rappresentati da indicatori costruiti ad hoc in collaborazione tra il nostro ufficio e Area Science Park, informazioni sulle startup e le PMI innovative, sui brevetti depositati, sulle imprese che hanno ottenuto finanziamenti europei piuttosto che regionali per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, l'adesione a contratti di rete, eccetera. In futuro si vorrebbe ampliare Innovation Intelligence considerando non solo le società di capitali, ma tutte le imprese regionali, e si sta già lavorando per inserire ulteriori dati come informazioni sul mercato del lavoro. Passo quindi a mostrarvi alcune mappe prodotte da Innovation Intelligence. Le mappe possono limitarsi al solo Friuli Venezia Giulia o possono essere estese a tutta l'Italia, in quanto nel sistema sono contenute le informazioni anche sulle società di capitali che hanno unità locali in regione ma sede legale in altre regioni italiane. In questa prima mappa vedete che ogni pallino rappresenta un'impresa e quindi qua sono visualizzate le localizzazioni delle società di capitale che hanno almeno una unità locale in regione ma hanno anche possono avere sede legale in altre regioni. E si può vedere come ci sia una discreta quantità di imprese con sede legale in Lombardia, in particolare intorno a Milano, intorno a Torino, intorno a Roma. Ecco. E altrimenti, in questa seconda mappa, sono visualizzate le localizzazioni delle società di capitale che hanno sede legale in Friuli Venezia Giulia. E possiamo vedere come nell'area montana ci sia una bassa densità di società di capitali. Il sistema di Innovation Intelligence consente di estrarre le informazioni sulle imprese potendo effettuare dei filtri, delle selezioni sulla base di determinate caratteristiche di interesse come il settore economico, indicatori di bilancio, per esempio andare a vedere le imprese che hanno il fatturato in crescita, le imprese che aderiscono a contratti di rete, eccetera. In questo esempio che vi riporto sulla sinistra, sono andata a selezionare le imprese appartenenti al settore della fabbricazione di sedie, poltrone e divani. E ho estratto la tabella con il numero di localizzazioni per ogni comune della regione. Per questioni di spazio qui ho riportato solamente i primi 10 comuni. E in questo esempio e in tutti i successivi mi sono limitata alle società con sede legale in Friuli Venezia Giulia.
Questa tabella è abbastanza leggibile in quanto le imprese sono, come vedete, sono concentrate soprattutto in pochi comuni della regione, che per chi conosce bene l'economia regionale e anche la localizzazione di questi comuni può identificarli come i comuni appartenenti al cosiddetto distretto della sedia. Ma per chi non ha queste conoscenze o non sa localizzare bene i comuni all'interno del territorio, potrebbe essere, anzi è sicuramente più utile una visualizzazione di questo tipo sulla mappa, in cui vedo che le imprese della sedia sono concentrate in comuni limitrofi, ecco, che rappresentano appunto il distretto della sedia. L'informazione, così con la rappresentazione sulla mappa, si arricchisce e diventa più facilmente leggibile e interpretabile anche ai meno esperti. Ho riportato nelle slide successive altri esempi di estrazione sulla base del settore economico. In questa prima mappa vedete le società di capitali appartenenti alla fabbricazione di mobili che ricomprende anche la fabbricazione delle sedie, visto nell'esempio precedente. Vediamo chiaramente due aree distinte, un'area nel Pordenonese, che è rappresentata dal cosiddetto distretto del mobile, e l'area del distretto della sedia appena visto. Nella seconda mappa, invece, ho selezionato le imprese della fabbricazione di altri mezzi di trasporto e appaiono due aree principalmente, quella di Trieste e di Monfalcone, questo perché nella fabbricazione di altri mezzi di trasporto sono comprese le navi e le imbarcazioni. Altri due esempi, selezionando l'industria delle bevande, emerge una concentrazione nel Goriziano, nell'area del Collio. Mentre andando a ricercare tra le industrie alimentari, quelle della lavorazione e della conservazione della carne, appare una concentrazione di imprese attorno all'area di San Daniele del Friuli. Infine, passando a un esempio sui servizi, andando a selezionare le società dell'alloggio e ristorazione, emerge il turismo, quindi riemerge l'area montana, in particolare il Tarvisiano, ed emergono le nostre località balneari di Grado e Lignano. All'interno dell'alloggio, andando a vedere poi i campeggi e le aree attrezzate per camper e roulotte, si vede come la concentrazione sia sulle aree costiere. In quest'altro esempio, invece, sono andata a vedere dove sono localizzate le start-up innovative. E si nota una maggior concentrazione attorno ai capoluoghi di provincia, in particolare Trieste, Pordenone e Udine, Gorizia un po' meno. Ci sono degli studi riguardo la distribuzione territoriale delle start-up innovative che dimostrano come i centri urbani medio-grandi siano proprio i terreni, per così dire, più fertili per la nascita delle start-up. Questo grazie alla varietà del tessuto economico e alla presenza di infrastrutture, di università e di incubatori. Visti questi risultati, quindi ci si può domandare come fare per aumentare l'attrattività per le nuove imprese anche di altri territori. In quest'altro esempio, invece, sono andata a cercare le imprese della ricerca scientifica e sviluppo che hanno ottenuto finanziamenti dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per progetti proprio di ricerca e sviluppo. E appare sulla mappa una concentrazione nell'area triestina in particolare. E questa selezione poi mi consente, grazie all'integrazione all'interno di Innovation Intelligence, di numerose informazioni, quindi anche economiche e amministrative, di effettuare un controllo strategico proprio sulle imprese che la regione finanzia, in modo da vedere anche nel tempo come queste imprese finanziate, se hanno migliorato le loro performance economiche, se hanno mantenuto la capacità innovativa, come la loro apertura verso i mercati esteri. Ecco, questa è una caratteristica particolare di Innovation Intelligence. E passo ora a presentarvi velocemente due indicatori invece costruiti ad hoc in collaborazione con il nostro ufficio e area di ricerca. Il primo riguarda la propensione all'innovazione, che viene riconosciuta alle start-up e alle PMI innovative,
alle società che hanno presentato almeno un brevetto o hanno ottenuto un finanziamento regionale o europeo per progetti di ricerca o sviluppo o innovazione. Vi presento così due mappe. Nella prima sono presentate le microimprese con propensione all'innovazione e nella seconda le grandi imprese con propensione all'innovazione. L'altro indicatore è la propensione all'internazionalizzazione. Questo è un indicatore composito e la propensione viene riconosciuta alle imprese appartenenti a gruppi multinazionali oppure alle imprese che, pur non facendo parte di gruppi multinazionali, hanno esportato dal Friuli Venezia Giulia negli ultimi 4 anni. Ecco, in questa ultima mappa che vi presento sono presentate le localizzazioni delle grandi imprese con propensione all'internazionalizzazione. La mappa coincide sostanzialmente con le grandi imprese con propensione all'innovazione, questo perché si sa, è noto, insomma, che le grandi imprese sono quelle più innovative e più internazionalizzate. Ecco, ho mostrato alcuni esempi quindi di geolocalizzazione delle imprese. E in conclusione, questi risultati dimostrano che la rappresentazione geografica dei dati può rendere più sintetica l'informazione presentata in forma tabellare, che spesso può essere poco leggibile, rende più immediata e più veloce la lettura e quindi l'interpretazione dei dati rappresentati, consente di operare delle veloci comparazioni tra territori e consente di migliorare la conoscenza del territorio e aiutare la pianificazione territoriale, sostanzialmente quel conoscere meglio per decidere meglio e per migliorarsi, che è l'obiettivo, il ruolo che la statistica svolge nel supportare il nostro ciclo di pianificazione strategica. Ecco, io vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola. Eccoci, allora ringrazio la dottoressa Donati dell'Ufficio Statistica della Regione Friuli Venezia Giulia. Vedo che abbiamo concluso in perfetto orario, anzi 2 minuti prima, e quindi adesso io aprirei invece la fase più legata al dibattito. Mi è piaciuta, devo dire, che tutto sommato la struttura del webinar o del workshop online, come l'abbiamo chiamato, di stamattina è partita in modo molto ampio, con respiro molto ampio per quanto riguarda, diciamo, le posizioni e gli interventi accademici, per andare poi a stringersi, a focalizzarsi fino a quest'ultimo intervento, che era proprio esplicativo di un esempio che viene condotto all'interno proprio della nostra regione. Allora, io adesso farei una domanda, intanto dopo ovviamente lascio, visto che ho 2 minuti in più, mi permetto di fare una domanda io e poi dopo vediamo se ci sono ovviamente le domande di tutte le persone che sono collegate, che sono ancora 98, ne abbiamo perse solo 7 rispetto al 105 massimo che abbiamo raggiunto. Mi è piaciuto, in realtà la dottoressa Prisco ha sottolineato che uno dei rischi che gli istituti nazionali di statistica potrebbero, diciamo, incorrere. Intanto chiedo se possibile alla dottoressa Donati di chiudere la condivisione, così dopo vediamo chi parla e chi prende la parola. Uno dei rischi è che, diciamo, di non considerare la possibilità di queste nuove fonti, diciamo, di dati, è quello proprio di perdere il monopolio della produzione dei dati. E io aggiungo, l'aveva già anche anticipato Borruso, lasciarlo a degli altri, diciamo, attori che poi non sono attori della statistica ufficiale, perché spesso si fa, chi non è nel mondo della statistica fa confusione, no? Che cos'è la statistica ufficiale e invece la statistica che è prodotta come attività economica, sia per un'altra impresa, facciamo generalmente, non so, un'indagine di mercato per capire se c'è la possibilità di lanciare un nuovo prodotto, piuttosto che invece un servizio venduto direttamente al consumatore finale. Ricordo del mio tempo in cui sono stato, dicevo,
sono stato responsabile di statistica della Camera di Commercio, molte persone mi venivano a chiedere, ma lei sa se vorrei lanciare un deodorante, funziona più, diciamo, quello stick piuttosto di quello spray, e questo non è il ruolo ovviamente della statistica ufficiale. Allora io volevo proprio un vostro commento su questo rischio, dicendo far posto a persone, nuovi player che non sono della statistica ufficiale, ma non solo, che quindi non devono rispettare la qualità dei dati che vengono imposti invece agli istituti nazionali statistici. Ci volevo sentire appunto una breve riflessione da parte ovviamente dell'Aprischio di Bonruso, e se c'è qualcun altro che invece vuole intervenire. Prego. Sì, grazie Jean-Pierre, insomma hai colpito al centro del problema, è proprio questo uno dei problemi aperti, come ho detto, che è stato poi preso in considerazione dopo la prima fase che ho descritto, no? Di presa d'atto di questa invasione di nuovi produttori di dati nello scenario globale, addirittura non solo nazionale, internazionale. Quindi sì, il problema è proprio questo, che la statistica ufficiale è chiamata però ad un livello strategico politico, attenzione, non di concorrenza economica, perché noi ovviamente non lucriamo sui dati come appunto i produttori dei dati attualmente fanno a livello globale, quindi noi siamo chiamati proprio ad un impegno politico di garantire anche la democraticità nella gestione di questi dati e nell'utilizzo di questi dati. Ecco qual è il ruolo fondamentale a cui è chiamata la statistica ufficiale, anche secondo me rivedendo le modalità dei propri principi, rivedendoli, riflettendoci su, magari devono cambiare le strategie rispetto alla qualità. La qualità deve avere una nuova definizione rispetto al trattamento nelle nuove fonti di dati, ovviamente tenendo fermi i punti di cui parlavo prima, in primis la riservatezza del dato, perché sappiamo tutti che il rischio orwelliano in cui tutti siamo immersi deve comunque essere garantito da un istituto pubblico, ecco, statistica ufficiale, ma non solo ufficiale, anche pubblica. Io aggiungerei anche questo. Come dicevo nella slide, siamo noi, la statistica ufficiale siamo noi, e devo dire che il garante per la protezione ufficiale dei dati negli ultimi anni sta facendo tantissimo, a tratti forse anche troppo, imbrigliando la libertà di analisi, soprattutto appunto a livello geografico, però insomma sì, io dico che insomma le garanzie ci sono e ci dovranno essere sempre di più, come dici giustamente. Anche noi nel nostro piccolo abbiamo avuto grossi problemi adesso recentemente, proprio perché dobbiamo sottoporre le nostre ricerche al vaglio dell'organismo che si occupa della privacy, e praticamente eravamo arrivati a un punto che non potevamo più chiedere in che comune abita, perché è chiaro che se mi risponde una sola persona di quel comune, teoricamente sarebbe individuabile. Ricordo anche questa cosa, era già successo però nei tempi passati, quando ci siamo occupati, forse tu sei di Roma ma l'avrei sentita, noi abbiamo una tessera per i carburanti agevolati, quindi perché abbiamo una forte concorrenza dei benzinai, diciamo, delle pompe di benzina sul confine sloveno, ma adesso anche su quello austriaco. Ecco, io quando volevo, ho fatto delle analisi degli studi, quando volevo i dati, ad esempio, a livello comunale, alcuni comuni mi sono stati, diciamo, dati in aggregato, anche spazialmente divisi, distanti tra di loro, perché se c'era un solo punto di rifornimento, io andavo in qualche modo a sapere, potevo stimare qual era diciamo il venduto, quindi da quello la fonte di reddito. Sì, allora tornando invece, senza divagare su questo aspetto, che invece però la privacy, dicevo, è un aspetto assolutamente importante che tutti gli istituti nazionali devono rispettare, anche per le direttive europee, le famose caratteristiche della qualità del dato, passo la parola a Giuseppe, che è già apparso, per la sua considerazione. Sì,
Ti ringrazio. Gian Pietro, ti ho apprezzato moltissimo appunto tutti gli interventi che si sono succeduti appunto per la mattinata. È un bel quadro che ne emerge, ben articolato. La domanda che poni tu è molto centrale, perché appunto abbiamo, e si rifà a quanto dicevi all'inizio, il discorso di big data da una parte, dati micro, e tra l'altro è proprio ci siamo trovati adesso, naturalmente tutto il discorso su tutti i dati legati alla pandemia ritornano anche qui prepotentemente, proprio perché proprio il discorso dei dati micro, cioè moltissimi fenomeni, e a maggior ragione quello che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo, si basano su dati che sono molto piccoli, che sono molto piccoli, e come sappiamo, sia dal punto di vista geografico che statistico, hanno delle difficoltà di gestione. Ricordo che fin dai tempi in cui studiavo, tenevo laureato in queste cose, c'era il problema della mappatura e dell'analisi dei cosiddetti numeri piccoli, perché a seconda della loro base di riferimento pesano diversamente. Infatti l'abbiamo visto anche nell'applicazione anche un po' acritica di indici su unità territoriali completamente diverse, che hanno portato certe province più piccole a chiudersi, proprio perché la base di riferimento era più ridotta rispetto a province più grandi, per cui anche pochi casi di... Immagino che stia facendo riferimento alla Val d'Aosta in questo caso, alla Val d'Aosta, la provincia, cioè il Trento, di Bolzano. I passaggi estremi da zona rossissima a zona bianca, che abbiamo vissuto anche noi, è legato a quello, in piccoli numeri si sta un attimo a passare da un estremo all'altro, invece grandi regioni hanno molta inerzia, no? E purtroppo è diciamo che la bontà di questi dati e anche il fatto di poterli avere accesso diventa effettivamente un problema, cioè la volta in cui tu hai uno o due casi che vengono aggregati o come dici tu, non ti vengono resi disponibili per motivazioni di privacy, è chiaro che diventa un modo difficile poi di lavorare, soprattutto quando anzi avresti un beneficio a lavorare su dati di questo tipo. Quindi non so appunto se come si possa ovviare a questo tipo di limitazioni, che abbiamo anche per esempio sempre per fare riferimento nelle questioni territoriali, quando appunto devi oscurare proprio il dato geografico, perché tu stesso mi dicevi che nella ricerca che avete svolto proprio buttare via quella componente territoriale era necessario per limitazioni derivanti da codice etico, da discorsi simili, che un po' come buttare via il bambino con l'acqua sporca alla fine, perché appunto se siamo qui oggi sappiamo tutti della bontà e dell'importanza che hanno i dati territoriali nel riferire appunto dati che invece sono a territoriali o a spaziali, per cui questa è effettivamente una questione che probabilmente ti andrebbe posta. Non so se possano essere fatti anche qui, abbiamo visto anche qui proprio sul discorso dell'accesso, abbiamo questi elementi che anche si un po' si incrociano, che l'altro aspetto è quello legato agli open data, su cui appunto sappiamo che sicuramente i vostri enti, istituti di riferimento ha fatto tantissimo. L'Istat praticamente produce open data da quasi sempre, adesso da maggior ragione. La regione Friuli Venezia Giulia, insieme alle altre, e anche appunto tutti gli sforzi sono stati notevoli. Dopodiché appunto, e non so in quale modo potrebbe essere fatto, magari anche qui, degli accordi direttamente per poter elaborare dati più specifici. Pietro, come dicevi tu, magari appunto proprio quelli più delicati, magari con accordi diretti con i vari enti, con i vari istituti. Quindi sì, la logica degli open data, però dove il dato diventa delicato, magari vengono fatte delle convenzioni particolari,
anche qui magari passatemi la frecciatina in modo un po' più trasparente rispetto alla gestione come è stata fatta con la diffusione dei dati Covid solo a certe categorie o gruppi particolari negli studiosi, però insomma diciamo che magari sperando di non dover avere una urgenza tale di lavorare con dati appunto così immediati, magari si può pensare anche a dei protocolli condivisi magari proprio tra enti di ricerca e diciamo e chi produce ufficialmente il dato per poter lavorare insieme. Non so se potrebbe essere anche così il germe di un'idea che potrebbe nascere su cui poi magari poter costruire quella che... Sono anche detti in altre sede, sarebbe bene che anche all'interno proprio dell'Associazione dei Geografi ci si facesse proprio portatori di questa necessità, perché in realtà, scusate, dicendola anche in modo anche un po' brutale, i ricercatori italiani vengono in qualche modo, non combattono ad armi pari rispetto agli altri ricercatori nazionali, perché noi spesso e volentieri solo per ottenere i dati perdiamo mesi e relazioni, cosa che invece in altri paesi, non sono i soliti svedesi, eccetera, ma basta anche i francesi e i tedeschi, i dati ce li hanno, basta che lo chiedano, vabbè, gli arrivano su un supporto con i metadati, che sono altrettanto importanti dei dati, e i ricercatori fanno il loro lavoro. Quindi non è solo una questione così legata, assolutamente importante, legata alla democrazia, alla circolazione dell'informazione, ma anche il fatto che gli stessi ricercatori italiani si trovano rallentati nella loro possibilità di fare ricerca. Poi dopo non ci si deve meravigliare che tra il fatto che i ricercatori non è che abbiano questa, non sono a parole sono spesso tenuti in conto e rilevanza, ma poi dopo nei fatti non hanno più la difficoltà di fare ricerca, non ci possiamo lamentare che dopo questi, soprattutto i più giovani, attualmente se ne stanno andando all'estero. Ecco, proprio per chiudere il cerchio. Ecco, io adesso vorrei lasciare proprio spazio ad alcune domande provenienti dai nostri ascoltatori, per cui se ci sono persone magari che si possono palesare e fare magari una domanda ai nostri quattro persone, docenti che sono intervenute, docenti e personale. C'è qualcuno che vuole porre delle domande? No? Bene, allora permettetemi di ringraziare sostanzialmente tutti. Quindi ecco che vedo che c'è la Giorgia, a partire da Roberto Costa, i quattro persone che sono intervenute, quindi rileggo Boruso, Università di Trieste, Bressan, Università di Udine, perché hai fatto questo lavoro con noi, quindi ti ringrazio come partecipante dell'Università di Udine. Poi abbiamo Maria Rosario Crisco dell'Istat Roma e la Chiara Donati della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Io ringrazio ancora Istat, Cantieri Friuli e Divagando per avermi aiutato nella organizzazione di questo webinar, che devo dire che qui chiamo in causa Roberto come primo esperimento. Direi che possiamo ritenerci, come dire, del tutto soddisfatti anche come numeri. Più o meno anche qui in presenza avevamo sempre circa una centinaia di persone, magari con la differenza tra la mattina e il pomeriggio, però più o meno diciamo che siamo riusciti comunque a mantenere l'attenzione. Quindi ti ringrazio anche te, Roberto, ricordo a tutti voi che essendo stato fatto la registrazione vi è arrivata sulla posta la privacy, quindi c'è un documento di firmare per autorizzarsi appunto a pubblicare il video. Io ricordo poi che Divagando, questa a cui ormai siete già iscritti automaticamente, quindi vi arriveranno le lettere, riprenderà sicuramente dopo la pausa estiva, anche perché diciamo la serie di eventi che abbiamo fatto e organizzati i colleghi geografi universitari hanno avuto quindi notevole successo, quindi sicuramente sarà un'iniziativa che in qualche modo riprenderemo ovviamente con il
per il prossimo semestre, magari discutendo anche il fatto se, come abbiamo tutti, ci sarà un rientro totale in università, di mantenere sicuramente già un'apertura anche verso la, come dire, la presenza, quindi la, il web, non più solo webinar, ma almeno anche in presenza, non so se in modalità mista o completamente in presenza, dobbiamo ancora vedere le funzioni di quello che accadrà con la pandemia. E niente, ringrazio ancora tutti, quindi vi saluto, siamo in perfetti orario e quindi grazie a tutti, soprattutto a coloro che hanno partecipato attivamente.